Ecco qua. Salve. Oh. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Io sto a prendere il caffè, ottimo. Il caffè gioia. Una volta. Il caffè che non ti annoia, questa era una volta. Poi che mi hai ricordato? Il cartello messicano, il desaparecito, sono spariti, non abbiamo più visti, quindi sappiamo. Sì, capitano, che sabona, 49 mesi, capitano. Sì, ciao. Basta, gli fai in bonifico di 2 euro, sennò questo qui poi stasera chi se lo sente. Allora, ciao a tutti ragazzuoli, ciao URC, ciao Marius, ciao Virgo, ciao, attenzione anche di qua, Solar, Gianni, Simone, Matteo, Filippo, Andrea Marino, mi dico Andrea, ma Andrea, è ora che se rifamo sto PC, Andrea, Alberto, siamo noi! Vedi, Filippo c'ha la foto, sembra una foto da curriculum. Sì, perché lui, Filippo, ma lui perché quello lì è il profilo LinkedIn, ovviamente. Grande sei, il profilo però, LinkedIn? Cazzo, forse sì. Mi sa che 10 anni fa lo feci, poi ho disinstallato l'app. Adesso vado a cercare. Ma cerca, vedi un po' che ci sta. Io l'apro una volta l'anno LinkedIn. Vero? Io non l'ho mai avuto. Grande Giuseppe. Ciao Crow, ciao. Konnichiwa, grande Maxi Virgo. Stefano. Vedi un po' se ci sto. Grande Solar. Io con 800 euro prendermi 5SX RX66, ci sto? No, questo non si dì. Guarda allora, quanti ce ne stanno però, eh? Questo è mio cugino. Questo è mio cugino. Questo è proprio mio cugino. È della Dina? Sì, sì, è di Cisterna della Dina. Proprio mio cugino. Questo è il mio omonimo più piccolo di me. C'ho una foto insieme a lui. Questo è il mio terzo omonimo. Sei più bello te. Vabbè, scusa Ste. Però sì, è mio cugino questo. Però vedi, lui c'è il link dentro, no? E io no. Eccolo, presso i sifix. Tecnico di laboratorio. Capo tecnico. Infatti sì, capo tecnico. Quando... Responsabile IT, c'è una cosa del genere. C'è scritto quando l'ho fatto, anni fa. Un collegamento. Che vuol dire collegamento? C'è una persona sola. È il negozio tuo, Ma c'è scritto niente? Non ha ancora pubblicato nulla. Ah, niente? Da settembre 2015, il coordinatore ufficio vendite Safra Group. Ah, vedi? Computer hardware. Forse l'avevo fatta all'epoca. Ma manco... mi collego pure. Ma perché se vuoi collegare, come funziona? Io te mando la richiesta. Ma dove t'accetto? Io non c'ho manco l'app. O l'app o dal sito. Ma che cazzo lo apri? Mi penso manca la password. Questo è il problema tuo. Vabbè. C'è un account tuo col tuo nome qua. Ti scrivo pure messaggio. Vai, scrivi. Vorrei contattarla per proporle un posto di lavoro. No, mi chiedi i soldi. Come le chiedi i soldi? Recruiter line. Niente, non te posso reclutare. Ciao Massimo, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao David Dark, ciao Fabietto. Mostra le competenze, 5. Oh, riparazione di computer. E ce l'abbiamo. Computer hardware. Ce l'abbiamo. Manutenzione computer, ci consulenza sta. Informatica. Ci sta. Assistenza tecnica. Beh, oh, ragazzi, cioè, che devo dire? Io con un curriculum del genere, no? Chi è cazzo questo? Ah, no, questo niente. Qualcuno mi si può collegare, ma chi cazzo? Ho un case nuovo senza nulla dentro della Deepcool, con odore forte di gomma e chimica. L'altro già montato pure, ma sti case non si possono inodorare prima di montarli. Purtroppo c'è un odore del nuovo. Quell'odore un po' da cinese che lo sentirai sempre. Grande Giovanni che dice, ieri Drago vi ha fatto i complimenti. Grazie ad Alex. Ultimamente ci stiamo lecchinando a vicenda, è una cosa bella. È una cosa bellissima questa, ma perché in realtà è una dimostrazione di rispetto profondo, però in live viene fuori sempre come una sorta come se stava a fare esatto. Le proposte di matrimonio, perché giustamente uno vuole ringraziare, ma sembra sempre che non è mai abbastanza, quindi per non sfigurare dice sempre grazie. Sai qual è la cosa brutta, Giovanni? Che se ci ha ringraziato vuol dire che qualcuno ci ha chiamato un caso, quindi ci sarà qualche sicuramente testa di... No, qualcuno avrà detto, Alex, i ragazzi di Sifix hanno parlato bene di voi, e lui avrà detto, Sifix è a posto, grandi ragazzi, sempre a posto, Fabio, signore, ha paura, e quindi poi voi venite qua e ci dite ha parlato bene di voi, e lui grande Alex, mitico Alex, è uno di noi, no vabbè, stavo scherzando, però effettivamente è così, no, ci fa sempre molto piacere. Ultimamente si sta creando questo asse perché ci sono stati degli haters che hanno un po' provato a minare il nostro rapporto d'amore amore ed odio tra di noi, in realtà, e quindi vabbè, alla fine noi siamo sempre pronti a rispondere bene, quindi rispondiamo sempre io sul pezzo. Allora, comunque, novità sugli alimentatori. In che senso? Che vuol dire alimentatori? Ciao Max, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Lucky Luciano, piastrellista non l'hai messo? Dove sono i fan AMD? Oh, C'ho una news per voi. dobbiamo mettere pure piastrellista quindi, Smettitelo, io ce lo metto, rifacimento bagno, bricolage, giardiniere. ma dove sai mettere piastrelle poi? Che se ci vuole? Metti No, distanziali. non ti ho detto se è facile o difficile, Ah, ti ho chiesto se le sai sì, le mettere. so Le mette. sai Non ho mai mettere. messe, però le so mette. Io metto sì nel dubbio. Questo è come il cartostucco. Sì, è regolare. Mi ricordo una volta sono andato a fare un colloquio a un'azienda a Piazza della Repubblica, tipo. Mi ci ha mandato lui, tra l'altro. Diceva, va là. È entrato questo qua, mi fa, allora, con la rete come stai messo? E io, beh, la rete, beh, internet. Beh, le faremo sapere. Siamo Vabbè, partiti parliamo tipo del 2003, sì, 2004. 18 anni proprio appena compiuti. La rete veramente, ragazzi, è una cosa. Vabbè, come tipo Excel, è proprio patente europea del computer, è proprio grande. Allora, buongiorno Conte. Vabbè, c'è solo virgo, non ci sono i rappresentanti E tipo devi aspettare, dominio. hanno un delay, si connettono dopo. Intanto andiamo avanti. Allora, io devo fare un PC full AMD, quindi penso di esserne fan senza saperlo, dice su Iquacari. Si è lodato AMD. C'è un problema. Ma Eternal dice che dipende da come gli gira, è bipolare. Che è successo? palle, sì. Non si sa. Quindi avete preso? No, non abbiamo preso altri 780X 3D, ma c'è un motivo per il quale che adesso vi spiegheremo. Intanto prendo il caffettino. Mitico pistacchione, allora, come andiamo? Oggi una bella live insieme, tranquilla. Tranquilla, non lo sai No, ancora. se noi. Se, prova a tenerla su questo mood, molto tranquillo. Guder, cosa ne pensiamo? Ottima macchina. Come è assemblata. Poi per la qualità costruttiva. Esatto, Stiamo sempre a parlare della Seat, non te lo esatto. scordà. Insomma, è base qui chiude. Eh no, vabbè, ma è vero, io ti ricordo una volta c'era la famosa Seat Leon, no? Quella prima volta, la Seat Conosci i Ibiza. proprietari di Seat Leone? Cos'è? Allora, sì, ne conosco uno, la Seat Ibiza, mi ricordo appena uscì, che poi la Seat, vi ricordate la Seat Marbella? Cioè la Seat per noi più giovanotti era quella che si comprava i progetti scartati da altre case, tipo la Fiat, quindi andava là, mi dai, vendi il progetto, mi dai il progetto della Panda, noi ci facciamo la Seat Gudere, ti Marbella. svelo un segreto. Da Seat è derivata Cupra. Adesso il gruppo Vag, ma tu ben sai, adesso la Seat la togli perché hanno fatto un marchio che alla fine è uguale alla Seat, però è talmente più stiloso che hanno detto, senti, la Seat ci serve più fuori dal cazzo, capito? Questo è È come successo. la Skoda che È come dicono. se a Renault dicesse la domani solo Dacia, a Renault la levamo dal cazzo, tanto abbiamo fatto questo, va Poi di bene. Bruno, quando gli ho detto dalla Marbella, ma la ricordo, l'ho avuta, mi è caduto il motore per terra. Non te puoi sbagliare, non ti puoi sbagliare. La famosa Marbella, Allora, Gudere. abbiamo un paio di notizie da insomma, da darvi. La prima è non comprate il dissipatore in liquido Corsair. E perché ve lo dico? Perché vi ricordate la foto che è uscita su Instagram qualche giorno fa dei due Shobui, uno black e uno white, dove si vede appunto in uno un dissipatore bello Corsair, l'ultimo uscito con i nuovi link, bla 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 bla. Ma ci ha chiamato sto ragazzo dicendo: oggi vi porto il PC, sostituiamo di nuovo il dissipatore perché praticamente da quando ho montato questo dissipatore, il PC praticamente mentre lo sto usando si spenge per un millisecondo e mi si riaccende. Ci sono diventato scemo, staccando il controller della Corsair ho risolto il problema, non mi si spegne più il PC. Sta cosa per noi è follia, quindi lui vabbè ci è rimasto scottato e ha cambiato totalmente il dissipatore. Quindi questa cosa comunque è una cosa abbastanza grave, insomma, da parte de... Sicuramente è un problema del controllo, non è che sono tutti così, però ci conferma un po' quello che noi diciamo sempre, Corsair è bella da Ma il vedere. problema è che EQ è un software molto complesso che perché loro se lo devono gestire come vogliono loro e da quello deriva la problematica Sì, poi, eh. è quello, è quello. No, in realtà Giuseppe è solo Corsair perché tutti quelli che montavamo noi nessuno ci ha mai avuto un problema di No, ma software. Vuoi sapere perché? Perché il software non c'è, cioè Antec non ti dà il software, IDEC non ti dà il software, il software non serve a un cazzo, è una presa RGB che se è standard si gestisce come il resto delle cose che stanno attaccate alla scheda madre. Se tu ti fai il tuo software super power,
poi sto software è una merda e fa crashare i PC, magari hai fatto pure un buon prodotto, però lo vai ad inficiare con un software di merda. Noi siamo sempre contrari a questi cazzo di software. E cosa monta ora NZXT, purtroppo? Da padella a brace, però non ce la siamo sentite dirlo. L'aveva già ordinato quando me l'ha detto, ho comprato NZXT. Beh, il CAM sicuramente come software è un po' meglio, però... Allora, io ho il Corsair, io ho il Link H150i. E mi sa che è quello, Ichigo. L'ultimo, l'H150i. No, vabbè, ma io ho detto, probabilmente... Ma poi a chi più chi meno, di base, raga, aggiungere un software per la gestione di un distributore a liquido solo perché dobbiamo mandare le immaginette sul display, secondo me è una gran cagata. Perché poi alla fine Windows su queste cose si impalla. È quello... colpa di Windows. Beh, Windows è la culla di tutti i mali, se vogliamo. No, Hue è una mezza schifezza per un discorso di... Ma poi è talmente completo, è diventato... Io l'altra volta ho provato a usarlo, è talmente preciso, cioè chi l'ha voluto fare talmente in modo preciso che se non te lo studi un po' è inutilizzabile, secondo me. Cioè, alla fine te passa la voglia. Vabbè, non mi fanno impazzire, perché in realtà aggiungere una tecnologia abbastanza complessa e proprietaria, gestita tramite un software che si lega comunque a Windows e quindi comunque diverse cose si vanno poi a infilare nei registri di Windows, non è una cosa... Cioè, il PC è, più è semplice meglio è, ma come tutte le cose che noi facciamo, più è semplice meglio è, riduciamo i rischi di problemi o di rottura, ok? In questo caso, per un semplice dissipatore, per quanto sia bello il display, io preferisco un dissipatore che non ha software, quindi non deve passare tramite cavi USB on board con l'installazione di un software, perché poi tramite quel software tu puoi gestire i colori, la velocità delle ventole. Ma se io non voglio utilizzare quel software, non lo puoi bypassare. Quindi automaticamente diventa una cosa inutilizzabile. Per quello lui sta cambiando. Ho capito, tu dici ho risolto disattivando l'XMP. Gudere, è come se dici sulla Tarraco non mi funziona la CC, l'ho disattivato, risolto. E grazie al cazzo, l'hai tolto. Non lo stai usando. Ma perché lui propina? State facendo un raduno Easy Garage? Ma che senso, le cazzate? E allora, Guter, per favore, puoi evitare di fare falsa informazione, che c'è gente che poi giustamente magari... Quale raduno? Lui magari dice, quale raduno? Non ne sapevo nulla, ma non è vero. Ragazzi, una cosa la dice Guter in una chat pubblica, tu già sai che è una cazzata. La maggior parte delle volte sì, quindi prendetelo con le pinze, va bene? La sua fama lo precede. Vi ricordate Peter Pan con l'isola che non c'è? Lui fa parte dei bimbi speciali. Eccolo qua, cioè, il 1 maggio, come lui va ancora Guter. Dai! No, vabbè. Allora, volevo comprare evento le corse. Vi seguo da un ok. Da dove? Da un ok. Che cos'è? È un PC corretto tramite, penso, la tastiera del cellulare. Fake news, Tiaz. Allora, proprio a te aspettavamo, il Tiaz, commissario. Vai, manca dominio e ci siamo tutti. Che poi fammela verificare sta cosa. Grande Land, buon non pomeriggio. Non so se questa cosa della grande distribuzione si è già estesa a quella cosa che noi chiamiamo Amazon. Allora, non si è ancora estesa. È questione di pochi giorni comunque. Molto pochi giorni. Vi stiamo per dare una notizia bomba. No, mi serve pure dominio. Chi era l'altro? Dominio, ah, mi serve Piero 7. Piero 7. Piero 7, ci sei? Piero 7, se ci sei batti un colpo. Bravo Solar, così si fa. Signor Fabio, oggi il tecnico mi sbraga il PC e lo pulisce. Al suo interno mi trovano muschi e licheni. Gerardo, il tuo PC... Come faccio a dirlo in modo soft? C'è una fase nella vita in cui bisogna comunque capire quando lasciare andare, ok? E siamo arrivati, penso, a quel punto, a quel binario, quel crocevia, tipo la fine di Fast and Furious, che prendono due strade separate. Tu sicuramente ha dato tanto. Il tuo 6007 che va in una strada e tu che procedi nell'altra, e dall'altra ti aspetta alla fine della strada un bel 14,7 o un MD, quello che vuoi.
Quindi diciamo è giunto quasi il momento di cominciare a pensare, a progettare di separarsi da quel computer che per 8 buoni anni, 7, 8 buoni anni è stato tuo fedele scudiero al tuo fianco nelle varie battaglie tecnologiche e non solo, eh? Oh, ma io te così ne avevo, devo incartare, eh? Capitano, per favore, clip. Clip. Grazie. 6-6K. Sì, però su un portatile è un conto, girato col PC ci gioca. Cioè, ieri mi ha detto, mentre mi si riavvia. Te si riavvia, però quante volte so che l'hanno sbragato, quante volte è stato soffiato, quante volte ha cambiato la pasta termica. Arriva a un certo punto che l'hardware è vecchio. Ah, Sì. 6600K, meglio mi È sento. da cambiare. È da cambiare, è da cambiare. Allora, comunque, dai, possiamo darla sta news, Niente, dai. non mancano tutti. E che mancano? Questi mo si connetteranno dopo, diciamo, eh. Va bene, vi sto per dare una news bomba. Voi non ve ne siete accorti, perché non potete accorgervene, perché questo. Non No, va. no, vado io, guarda, vado, l'altro è il corriere. Dicevo, no, no, non ve fa chiamare 02, non rispondo niente, Gudere. Grazie per il caffè, ma basta. Allora, la news è questa. È giunta l'ora che voi sappiate, grazie Eterna, intanto che si abbona. Voi ve ne accorgerete tra qualche giorno, perché dovete sapere che ciò che avviene all'interno della grande distribuzione poi ha un effetto a catena sui negozi. Al momento questa cosa non è arrivata neanche ad Amazon, quindi su Amazon voi per adesso vedete tutto normale, però io che sono un insider, ho accesso a delle informazioni insieme a Stefano alle quali voi non potete avere accesso. L'accesso alle informazioni che abbiamo è il seguente. C'è Sì, computer. un forte aumento in previsione del costo dei processori, in particolare dei processori AMD e in particolare del 7800X3D. Il prezzo in distribuzione di questo processore è salito di quasi una piotta. Sono 100 euro. Se sale in distribuzione 100 euro, vuol dire che in virtù della legge dell'IVA il prezzo aumenterà di 122 euro. Poi l'IVA ve la spiego un'altra volta. Comunque 100 è 122. Chiaro? Quindi quello che voi potete comprare oggi ad Amazon su a 400 euro, a breve lo comprerete a 500 euro per quanto riguarda i processori, specialmente AMD, anche Intel, ma Intel un po' meno. Ma tu dirai perché se hai detto 122 su Amazon il prezzo sale solo di 100? È per la questione dell'IVA che vi ho spiegato tante Ciao volte. Però. Lussemburgo, un abbraccio, mi dici. Comunque, vabbè, è colpa di un Mo, po' di la domanda che tutto, però. ti faccio io è: come fa una linea di prodotto da giorno all'altro a aumentare del 25% così Non lo so se è secco? colpa del terremoto, può darsi che c'entri qualcosa, La Eterna, cosa è comunque. cambiata proprio il giorno del terremoto. Il giorno del terremoto, 5 minuti dopo, pam! Ma perché infatti, vedi, terremoto di Taiwan è così, alza Sì, prezzi ma. AMD, primo Oh, ma che fornitore fai? loro. Allora che facciamo? Presumiamo che il terremoto genererà una cosa tale da. Però l'alzi subito? E cazzo, quelli che c'hai dentro vanno venduti al prezzo vecchio. Poi quando arrivano quelli che Sì. costano di più se No, ma tu ne parli. c'hai ragione. Il problema sarà che è proprio per quel motivo lì che loro dicono: si è interrotta la catena, c'è un danno, ci sono delle cose. A quel punto il prezzo Ma schizza ti alle dico un'altra stelle. cosa, a Ma Taiwan non ci schizza fanno solo i è come processori, sulla oh. benzina. Quando perché cambia? Tu mi cambi quella che c'è dentro la cisterna, capito? Non può non aspettare sempre dei. Quindi è come una quotazione in borsa in presa diretta. Se aumenta dei 30 punti, aumenta dei 30 punti anche per quelli che ce l'hanno già in pronta Questa consegna. cosa ve lo dico, ancora non si vede, Il cioè se commento è voi sono andato a giustissimo lì. vedere adesso il prezzo del 78X3D su Amazon stava a 400, sta ancora a 400, quindi il prezzo è Sì, no, su normale. Amazon è rimasto uguale, però diciamo che già va in shortage perché magari, che ne so, non lo trovi subito con il Prime, cioè a breve come finiscono, come finisce, ora c'era un prezzo più basso, e quello che subentra dopo c'era un prezzo più alto. No, quando ci sono questi aumenti qua vi dico una cosa, a volte sono pilotati, a volte no. Non sempre riescono a pilotarli. Arctic è una di quelle che ci è riuscita, ad esempio. Arctic, Però. ragazzi, Arctic. Non tocchiamo sto tasto. Avete visto a quanto sta il Freezer 3 da 360 in vendita Beh. su Amazon in questo momento? 179 179 euro, roba che euro. con Si cui è ne creato il mercato nero dei dissipatori. compravi due. Ne compravi due. Ieri proprio mi mandano l'elenco, no? E mi fa: ciao Fabio, questo è il nuovo listino. E ho detto: sì, ma io sto aspettando i miei 40 dissipatori. Mi fa: quelli ancora non si sa niente.
se sa niente. Chi si è rubati? Io devo rispondere. Chi se l'è portati via? Esimia testa di caprino, esatto. Virgola. Ti rendi conto che l'80% dei prodotti che voi producete sono inutili e l'unico che fate, che la gente vuole, insieme con la pasta termica, perché quello si vende, evento a 13 euro. E vabbè, sì, però diciamo lì c'hai idee alternative. Cioè, hai fatto un prodotto buono e c'è uno shortage pilotato. Io continuo a dire, non mi interessa, qui c'è uno shortage pilotato su questo cazzo di prodotto. L'hanno fatto uscire a 90 euro, cosa incommensurabile. Sta a 180 perché non si trova, e sono loro stessi che lo alimentano, perché periodicamente su Amazon il prodotto ritorna, di conseguenza vuol dire loro vendono ad Amazon, quindi solo così può essere stato fatto. Tra quanto rivedrai il 7-8 a 300 euro? Non c'è mai stato a 300 euro. No, ci sono stati momenti in 300, cui si avvicinava, si avvicinava, non era proprio 300, ma però credo che ci vorrà un bel po'. E secondo me Arctic ha sbagliato strategia, perché se inondava, visto che l'ha presentato molto bene, ha creato un hype pazzesco, se inondava il mercato con i dissipatori proprio a rotta di collo, come si dice, cioè proprio tutti montavano l'Arctic, tutti, ad oggi l'hai venduto, invece di venderne 100.000 pezzi a più 50% del tuo prezzo originale, ne avresti venduti 500.000 al prezzo quello lì, alla fine te pagava di più. Innanzitutto il prezzo secondo me è giusto di quel professore, di quel distillatore, vista la concorrenza, visti i prezzi degli altri 360 più o meno competitori, no, quello, il prezzo giusto era 149 al pubblico. Era il suo, tranquillo. Sì, non avrebbe detto nessuno, no, è caro. No, perché quelli col display costano 350 euro. Ci può stare quello a 150. Ne compri uno discreto a 120-130. C'è il tuo, costa 20 euro in più. Però oggettivamente migliore. Ci sta. Quello doveva Uriel floddare il mercato. Bravo, hai usato un termine nerd per dire. Sì, però invece che... così si è creato l'hype. Adesso quello è l'unico distillatore che vale la pena comprare, ma non esiste sul mercato. Sembra la crisi tedesca di vita durante la pandemia, e non c'è alternativa. Ci stanno queste, ma non ci stanno. Cioè, tu mi dici è uscito questo a 9 euro, ma non c'è, poi non c'è, non lo puoi comprare da nessuna parte. Quindi, di fatto, non è uscito. Che dici? Apri Telegram. Ma mandate il link. Ma no, ma ancora si trovano. Ma questa è quella la versione bianca. 90 euro. Nero, devi vedere. Che bianco, nero, eccolo qua. Un'opzione da 174 euro. Ecco, ho detto. E quello, no, perché bianco si trova a 90 euro. Per carità. Sì, però tanto la gente lo vuole nero da 360, lo sappiamo che è così. Lo vogliono tutti così, nero 360. Ah, pure bianco, ma io nel senso, ecco, non è una cosa che dici sto a comprare una cover, se incede ancora più di un'altra. Se sto a fare una build bianca, voglio bianco. Se sto a fare nera, voglio nera. Principalmente il dissipatore, se metti il dissipatore bianco solo per averlo e quindi non ti curi dell'estetica, ok, lo puoi pagare 90, ma tanto finirà, ci metterà un po' di più a finire il bianco, perché che ne so, il rapporto sarà 2 a 10, 2 bianchi su 10 venduti, quindi gli altri 8 sono, quindi alla fine finirà pure quello e il prezzo schizzerà pure quello alle stelle. Purtroppo è così, c'è anche nero. Quindi torniamo tutti a dissipare ad aria, basta, per protesta, sì. Stop by dissipare. No, che stop Arctic, facciamo poracci, se ci vedono diranno guarda questi. E guarda questi, dai, non è modo di comportarsi questo. No, hanno sbagliato. Di chi può venire? Ma anche perché viene proprio meno la cosa principale. Sono ufficiale e in Italia saremo un 2-3. È uscito un prodotto nuovo. Te ne ho preordinati. Mi hai mandato tanto dei preordini ufficiali con NDA da firmare e tutto. Ok, te ne ho preordinati 40. Non me ne puoi dare 0 e poi su Amazon ce li vendi. Certo. Perché è proprio scorretto. Cioè, che cazzo. Certo. Allora dillo, voglio vendere una roba solo su Amazon, morite tutti. Io lo so, come fanno tanti altri marchi, tipo Sennheiser, vabbè, ok, in cibo è una scelta vostra commerciale, l'avete fatta, va bene. Principe strada, io non voglio essere presente. Vabbè. Ma non lo so, questo discorso e tutto quello che è successo, i prossimi mesi ci sarà un aumento, non lo so quanto poi ci sarà un aumento, perché nel corso degli anni è sempre successo un po' di tutto, alla fine vuoi non vuoi. Vabbè, una volta, ciclicamente sì. Sì, una volta c'è un'alluvione, una volta c'è uno tsunami, una volta c'è un allagamento di una fabbrica, una volta scarseggia il silicio, una volta scarseggia i chip, una volta ha fallito una fabbrica, una volta hanno toppato e quindi una volta c'è uno shortage di un prodotto, una volta di un altro. Ma a giro che te rigiro, chi ha comprato un PC nel 2015 aveva un tipo di problematica che vuoi non vuoi impattava su qualche tipo di cosa, magari il DDR4 nel 2015. Vabbè, l'aumento degli SSD nessuno me lo leva dalla testa, che i primi due alza
che sono stati quelli che fanno i chip, sono stati Samsung e Western Digital. Sì. E sono gli unici due che se li fanno, e di conseguenza l'altro sono andati a rotta. Allora hanno fatto, senti, noi siamo il 90% del mercato, l'altro si inculano. Perché così è. Eh sì, sì, certo, certo, certo. Il Thermalright, vero, Thermalright, ottimo, ottimo brand. Una volta ne usano i pirati, è vero, pure quello. Sembra strano, ma il 4,20 costa 97. Allora, no, no, no. Perché costa 97? Perché è immontabile, dove cazzo lo monti? Non esiste un case dove lo puoi montare. Di base il 360 nero dovrebbe costare 88,57 euro. Quindi va da sé che a poco dopo, secondo me troppo poco dopo, però è 97 euro prendi il 4,20, che è un prezzone. Il problema del 4,20, come diceva Fabio, è l'impossibilità dell'essere montato. Cioè non è che è impossibile montarlo. Io so, a me se lo dico, la allora, gente vuole mettere il 4,20 in top. Il primo che si inventa un case da un costo normale che monta il 4,20 in top sbanca. A uno lo fa nessuno. Allora poi ti dico un altro problema legato all'Arctic, perché i 4,20 nella maggior parte dei case grandicelli può essere montato solo sulla parte frontale. Questa cosa cozza tantissimo con Arctic, perché Arctic abbiamo anche avuto diverse discussioni sul fatto che l'aria calda salga, ma sì, questo sì, è un altro sì, va bene. Però ti dico, Arctic, proprio nella fattispecie Arctic, fa delle ventole già montate nel dissipatore. Queste ventole, se noi le andiamo a svitare e ruotare per poterle mettere in pull e quindi montare il radiatore nella parte frontale, ci si crea un altro problema, che è quello dei cavi. Mo nell'ultimo modello magari l'hanno sistemato meglio, ma in quello prima era un dramma. I cavi era un dramma, ragazzi, riuscire a farli stare ruotando semplicemente le ventole da una posizione di push a una posizione di pull. Soler, scusami, ho specificato case dal costo umano, parlo case da 100 euro. Un case da 100 euro che monta a 4,20 in top non esiste. No, quindi per quello che per quel motivo che il 4,20 rimane disponibile sul mercato, perché purtroppo è scomodo da montare. Questo è. Il 4,20 l'Hitech Shobui non lo monta, Non lo monta. Ok, hai ragione. Una cosa vi chiedo: avete mai fatto il confronto con la stessa build raffreddata a liquido con una raffreddata ad aria? Quanto è il delta, ovvero la differenza di temperature? Dipende, Milander, quale tipo di processore cerchi di dissipare, per quanto tempo e in quale stanza, quindi con aria della stanza. Cioè, esempio, se io vado nella mia mansarda, dove se non accendo l'aria condizionata già da adesso comincia a fare caldo, e ti metti a lavorare con un dissipatore d'aria, con tutto che c'è una ventola che spara sulle lamelle, però è più soggetto alla temperatura ambientale, sia interna del case sia della stanza, perché se la stanza si scalda a sua volta l'aria succhiata dalle ventole e sparata dentro al case già è più calda. Quindi se io soffio all'interno del PC un'aria a 27-28 gradi, che fa caldo, però è verosimile come temperatura, all'interno di un PC 27-28 ore, se sto giocando la scheda video emana calore, e il calore, come ci ha spiegato, insomma, la termofluido dinamica sale, ok, impatta proprio su questo radiatore. Poi dipende che radiatore monti. Il radiatore, se monti un Noctua a doppia ventola, che è un blocco così grosso a tanta portata, sia di temperatura da scaricare sulle lamelle, quindi poi c'è la lamelle di qualità, la ventola è buona, c'è una buona pressione, soffia bene, lo raffredda. Secondo me in alcuni casi il dissipatore a liquido riesce a essere meno impattato dalla temperatura ambientale, ovvero pure quella della scheda video subito sotto al water block non c'è, nel senso che comunque non c'è un radiatore che si scalda. In seconda battuta, c'ha un liquido che ha una temperatura diversa, ben diversa da quella ambientale, perché rimane comunque sempre almeno di un 10-15 gradi più basso rispetto alla temperatura ambientale, stando dentro, diciamo, in camera stagna. E le temperature puoi notare una forbice in determinati esercizi, poi possono essere anche solo 5 gradi, poi lì subentrano altre cose: l'estetica, la comodità di mettere le mani all'interno del case, il peso che può avere il dissipatore appeso alla scheda madre e quindi la può un po' imbarcare. Insomma, ce ne stanno un po' di cose. Vogliamo cominciare a... Sì, ora volevo vedere questa cosa qua. Cioè, per me, allora, non contesto tanto la qualità della dissipazione liquido o d'aria, ma ad oggi contesto molto l'estetica.
Cioè, secondo me un PC ad oggi, la maggior parte dei ragazzi piccoli e non, quindi dai 15 anni, ok, a salire, raga, 90 persone su Grazie, Girone. 100, 90 persone su 100 guardano anche all'estetica del case. 10 dice non me ne frega niente, perché sono quelli che ci lavorano, quindi non gli interessa metterlo lì sotto, dentro allo studio perché sta nascosto dentro al mobiletto, c'è una workstation, non la devo vedere, la voglio chiusa, silenziosa, con i pannelli in fono assorbente, ma 90, le altre 90 persone vanno una cosa estetica. C'è da dire che se io metto un radiatore ed un V8 sopra a un processore moderno, scheda madre esteticamente bella, le RAM non si vedono perché sono coperte, ste ventole magari da Noctua, mo prendo in causa Noctua, magari sono marrone, color panna, che non si possono guardare effettivamente, a vederlo dico ok, qui back to the anni 90. Purtroppo anche l'occhio ha la sua parte. È come se oggi ti dico: ti ho fatto una macchina che consuma poco, va una spada, cammina dappertutto, ma è brutta quanto è in catafarco. È come se ti do la Ritmo da Fiat. Per quanto può essere buona, tu dici: senti, anche l'occhio ha la sua parte. Voglio anche che quando entro ci sia una comodità, un design del cruscotto, della cosa. Possiamo apprezzare il vintage, ma deve essere vintage, non possiamo dire che è una cosa moderna. Quindi, vabbè, per quello. Si Non so, spende. da Rancetta ride, sta a fare un discorso serio, sono d'accordo, sono stato zitto, che devo fare? Devi ridere. Oh, Hai detto una ok. marea di cagate. L'estetica, che cavolo la vede se sei chiusa a giocare nella stanzetta? Io c'ho il PC attaccato al muro. Cioè, raga, se c'avete una stanza dedicata per giocare, c'è sta pure chi ho un filo dentro ancora quei mobiletti antichi, però Infatti è c'è. mediocre da assemblare, non ho detto che spiega in modo mediocre, mai No, detto. però dico, normalmente ad oggi anche le scrivanie stesse, ci avete fatto caso che una volta le scrivanie erano circa 80 centimetri, c'avevano i porta CD a destra, la mensola sola per mettere le casse e uno spazio abbastanza piccolino dove mettere il monitor, perché erano 4 terzi o i primi 16 noni. Ho capito, Solar, cioè, è una live di un negozio di informatica, di un'attività commerciale. Se ride e se scherza nei limiti di quello che è, mo che non è, mi posso mettere a fare cabaret, abbi pazienza. Se vuoi vedere il cabaret, ci stanno altri tipi di contenuti. Però anche io voglio pezzi bianchi se la build è nera, per se vuoi puoi fare. Allora. Ma notare che Girone ti ha chiesto se hai preso il quaderno con gli appunti, dato che ti ricordo che alcune live fa è stato creato il nuovo standard. Lui si vuole sincerare, dato che lui è il mio assistente, si Ma vuole chi è il tuo sincerare assistente? Girone, si vuole Ah. sincerare del fatto che tu sia in grado di replicare, Ma perché hai capito? preso È anche un tu la po' tipo a residenza? MasterChef, quando arriva quello stellato e fa: ah, ok, dovete replicare questo piatto, ecco, replica. Ma hai preso una residenza anche tu a sei lecchinese? Anche tu? Vabbè, comunque dicevo, sono cambiate anche le scrivanie, perché ad oggi la predisposizione è fare una scrivania da 1,40 m per metterci il case sopra, a vista. Il vetro temperato, la finestra che dà l'accesso all'interno, è un chiaro segno che il PC è diventato dal case brutto color panna a prima al nero e poi a colori comunque sia misti, però si è andati verso una cosa di design affusolata, più bella, più figa, la lamiera, la qualità dei metalli, il tasto d'accensione, i LED, tutto è andato verso il design del PC, non solo la potenza. E come da design, come nell'arredamento di una stanza, se guardate una foto, arredamento stanza anni 90 e arredamento cameretta anni 2020, le cose sono cambiate profondamente. Max Casale, sì, ma Lecco, non Lecchino. Lecchino è un'altra provincia. Sì, esatto. Quindi il PC ci sta che diventa figo e io non ci metterei un mammozzone del genere. A meno che non mi dici, senti, la cosa quella bella, fai 120 gradi, il PC fonde, con quell'altro fai 14 gradi, oggettivamente è brutto, però non ne puoi fare a meno. Allo stato attuale. Girone, sei un maledetto venduto. Lo si fa Che vedere poi ride prima anche. e dopo Sì, che perché dice non una riesce a cagata. dirla. Sì. Per molto ridere e scherzare. Ma qui se ride e se scherza. Ma certo. Io lo capisco perché i case oggi li fanno tutti squadrati e appuntiti agli angoli. Non ce n'è uno che sia smussato. Perché siamo nell'era dello squadrato. Le macchine tondeggianti, dobbiamo sempre prendere spunto dalle auto. Perché facevano la, che ne so, negli anni 2000 c'era la, come si chiamava, la Tigra, era tutta un po' tonda, queste anche le Alfa, tutte un po' tonde. Andando avanti, giustamente ci sono altre linee, ma si vede, all'inizio uno fa fatica l'occhio a digerirle, dopo un po' diventa lo standard. Perché il Formentor piace? Perché c'è una linea spigolosa che sta avanti 2-3 anni rispetto al design, cioè quando è uscita, ormai le macchine del design adesso si ispirano a quella linea là, però quando è uscita
Era quella diversa. Se poi vende, ovviamente tutti gli altri si allineano. Poi va tutto in funzione anche di un cambio, cioè sembra una sciocchezza, raga. Però cambiando le esigenze delle persone nei paesi del paese occidentale, praticamente, paesi occidentali, cambiano le esigenze. Le case una volta, ok, partiamo dalle case. Le strutture delle case erano dei blocchi da 100 metri quadri, le case prima erano grandi. Le esigenze da adesso, i nuovi costruttori lo sanno e fanno case a misura d'uomo, 45 metri quadri, 55 metri quadri. Le misure sono quelle. 65 con tre Testa stanze, queste cose allargata, così. sì, in piedi. Però normalmente bagno, cucina a vista, cioè quindi è salone con l'angolo cottura, camera, bagno, fine. Balconcino terrazzato se possibile un po' più grande. Vedete com'è cambiata una casa del 2010-2020 rispetto alle case degli anni 60, 70, 80, 90. Già sono cambiate le cose. Basta che guardi proprio come struttura, le case già un po' più vecchie, cioè hanno magari quattro balconi, due per camera, no? Esatto. Adesso che fanno? Adesso tendono a fare magari Un una L balcone sola, unico, beh, unico, almeno dice ci grosso, dice mettono almeno il ci devo ca. mettere tavolo. Sono cambiate le esigenze. Da questa sciocchezza siamo cambiati noi, quindi le esigenze delle persone, perché i costruttori vanno appresso a quello che pensano che sia l'esigenza delle persone attuali, no? E, anche lì viene, ecco, il PC dove lo metti? In salone. Vi ricordate casa mia vecchia? Io ho il PC in salone. Il PC, casa di Fabio, c'ha il PC nel salone, cioè quindi la parte della maison della casa, la cosa più grande della casa, ok? Il PC sta lì, il PC deve essere esteticamente bello, perché pure le scrivanie sono diventate oggetto di design. Lui c'ha quella tutta in vetro, io mai ero fatto la desk PC. Cerchi di fare una cosa che sia appagante anche Anche per se gli quando abbiamo occhi. fatto la serata postazioni, ne abbiamo viste le scrivanie del Sì, nonno, eh. no, ci So, sono. Io ti cioè. sto dicendo che in generale il case, che comunque sia, è. Ti fanno vedere la cosa più moderna, né? Ti fanno Basta, vedere. l'ha detta prima, la cioè, se tu pensi fino a 15 anni fa, la scrivania media, tu andavi a comprare da PC, era una scrivania con un buco per la stampante e il porta CD. Sì, e sotto c'avevi la mensola che te ci secavi con i stinchi lì proprio intaccati, perché sotto c'era la stampante. A destra c'avevi il buco Sì, che e mette il vogliamo PC, parlare i porta CD. delle mensoline scorrevoli per la tastiera? Menzione scorrevole la tastiera. Ad oggi nessuna di queste cose è più, quindi si è cambiato. Io per questo motivo ti dico, il case deve essere un oggetto di design ed è bello che sia diventato esteticamente appagante. Il radiatore al suo interno, a meno che non c'è una differenza abissale, che come diceva Fabio, ad aria mi fa 60, al liquido fa 120, lì ti dico guarda, bello per bello Bene, preferisco. Gudera, poi me lo vedo, lo sciopperò. Ok. Ok? E quindi ti dico, ad oggi preferisco il liquido, visto che va uguale, se non meglio, rispetto a un dissipatore ad aria, ed è anche più bello. Dai, ma è pure superfluo farlo sto discorso ormai. Vabbè, Siamo nel però. 2024, cazzo. Stefano, che fine ha fatto la tua postazione col PC sotto al pannello in vetro? Il mio PC è diventato. Il case è rimasto uguale, anche se ho cambiato i componenti. Adesso l'ho appeso al muro. L'avete visto nella mia stanza? Sta appeso proprio al muro, sopra alla scrivania. Il vetro temperato che mi ero fatto fare, quello lì ce l'ho in garage perché non so che cosa farci. Quindi eccolo qua, ragazzi, vi faccio vedere. C'ho una foto. Il mio PC attualmente sta qua. Quindi, come fai a dirmi che non è un oggetto da design? Scusa che non metto a fuoco perché ci sto io. Lì ci sta Fabio. Zoom un attimino. Questo sta attaccato alla parete. I monitor alla parete l'ho fatto una Mettici un certa. Ad dissipatore aria e dimmi aria se è uguale. non si può guardare, ragazzi. Mi dispiace, però. Mo si vede male da sta foto, però è così. Ok, quindi. L'occhio dalla sua parte. Vabbè. Vabbè, iniziamo a montare. Nel frattempo, continuiamo a fare questo discorso. Allora, ma perché secondo me i cavi di indistintore al liquido che scendono come due zanne elefante dentro un case sono belli da vedere? Vabbè, quello però è una cosa che non puoi farne a meno, nel senso. Gliela lascio questa, va. Sì. Tanto il PC è poco impegnativo. Ma la scheda madre? Le basi. No, diciamo che quelli lì ci sta. I tubi non sono belli, poi li possono fare più fighi, più mascherati, retinati, non retinati, con una certa curvatura, una morbidezza, insomma. Bella posta, grazie, grazie. E quella, vedi, poi uno ci cerca di arrivarci. Io reggo Skull and Bones. Solo che tutto abbassa e fa righe strane ogni tanto, tempi lenti un po' lunghi, ma va, non me l'aspettavo. Vabbè, guarda, i giochi della Ubisoft purtroppo non sono ottimizzati come proprio, eh? Purtroppo è un po' così. Quello vedrai che è uscito da poco, poi verrà ottimizzato.
in qualche maniera. No, io non tocco nessun tipo di componente. Io a 50 anni d'età sono passato da case nero zero led alla discoteca, come dicono i miei nipotini. Qualcosa lo devo fare per tenermi allenato, perché sennò poi tra 6 mesi, quando dovessi riassemblare, come faccio? Qualora dovessi riassemblare, come farei? L'ho corretto io. Sì, mentre l'ho detto mi sono reso conto che stonava. Che stonava, sì, sì, però non mi potevo autocorreggere. Poi conto sempre sul fatto che tanto tu capisci in cazzo, quindi non è che mi autocorreggi. E invece... Però vedi, il tuo cervello ha percepito che comunque stonava. Stai facendo dei passi avanti, bravo. C'è l'evoluzione. Eccolo la loggia! Oh, grande. Grande Dante! Ieri te l'avevo detto. Come stai? Come è andata ieri sera? Fate ancora le serate postazioni? Sì, le facciamo. Grazie Luca per il follow, benvenuto. Sì, una o due volte l'anno, perché vediamo pure tempo di... Le facciamo. Ogni tanto le facciamo. Voi aggiornate tutte le postazioni, poi ne riparliamo. Tanto quando la facciamo ve lo diciamo con largo anticipo, così potete fare foto e spendere gli ultimi soldi. Tutto nella norma, molto bene. Mi fa piacere. Eccoci qua che sei passato. Fa molto piacere. Scusate ragazzi, non me ne intendo troppo in ambito di PC. Infatti sto seguendo sempre di più alcuni consigli. Secondo voi, con budget di 1500-1800, si potrebbe creare un PC da streaming gaming buono? Sì. Con il budget più 1800 che 1500, ti dico la verità. Però puoi raggiungere un ottimo risultato con i 1800, eh. Poi dipende a cosa vuoi giocare e streamare contemporaneamente. Però secondo me che ci livello, che, a che risoluzione, esatto, e soprattutto a che giochi, perché se mi dici faccio simulatori di guida, 1800 giocare e streamare è un po' poco. Peccato che qualora non si usa nell'unità d'Italia. Qualora, come no, perché non si usa qualora? Non si usa tipo all'ordunque, no? Ho capito. Come ti spiega chi ha deciso che bensì si può dire, ma bensì non si può dire? E a me mi si può dire, adesso sì. Prima no. Perché secondo me a me mi è una però, cosa che andava troppo avanti. Ma certo però, che ti dicono, ma però non si può dire. Poi da quando ho detto, no vabbè, si può dire. Ma non è che si può dire, se devo far capire. Ma perché non può... Le RAM sono quelle lunghe. Ho capito adesso, girone, vaffanculo. Non sapevo quali erano, quali fossero. Sarebbero state 4070 e 78x3D. Ci si arriva con 1800? Sì, po' stiracchiato, eh. No, non ce la puoi fare. Sì, perché 400, 550, 500, 700, 1200, 8, 1500. Devi risparmiare tanto su alcune 1600, 1600, no, ce la fai, fidati. Chiedi il preventivo sul sito, vediamo se ci riusciamo, dai. Fai punto esclamativo preventivo. Preventivo. Però ce la fai. E ti dico che viene 1770. Chi cazzo sei? Te lo vado a fare adesso. Porca miseria, mi metto col gestionale davanti, te lo faccio. 1770. Dipende tutto dal prezzo del 78X3D. Perché se come. Io ho calcolato adesso 400. Se sale, fai 1850. Se è 1800, è. La clippiamo? 1770. No, io non la clippa un cazzo, perché sei sbagliato. Io non la clipperei. A differenza ce la metti te. Chi c'è? Vedi come cambia? No, beh, se parlate questo. Ma dopo fa preventivo, adesso. Non è che ce lo metti i soldi, mica è una scommessa. Non è più così sicuro, Non ho capito. Allora, le RAM le abbiamo messe. Girone, hai visto? L'ho messa pure nel verso giusto. Forse. Forse. Guder, secondo te quanto costa una Formentor mediamente accessoriata? 37 e mezzo. Ho fatto il preventivo già. No, non ti parla da caso. Però più o meno 37 e mezzo. Non lo so. Ce la potresti fare. Ma sì, dai. 36. Guder è il listino lag. Vedi. Preimpostato.
Il 78X3D. Allora, signor Pascolillo, ieri comandata, io facevo il ruolo di Simone ad un compagno di squadra, mi sono perso la live. È andata molto bene, mi sono reso conto che mi chiamano il Chris Vermeulen de Suzuka, perché sull'acqua sono andato bene. Sono partito settimo, sono arrivato settimo. Grande Ricky! Ricky è il vincitore della gara di Se ieri sera. partito settimo, sei settimo, non hai fatto niente di più, niente di meno del dovere tu. Cazzo, a me arriva settimo e mette già la firma col sangue. Cioè, ma tu mi hai visto? Questi stanno col dente avvelenato. Cioè, Tu arrivi stanno. settimo e sei soddisfatto, ma che livello di Ma mediocrità tu, ma insito vai a c'hai? chiedere a Fisichella se quando correva contro Häkkinen Coulthard che c'aveva la macchina che poi accenna spinta se arrivava settimo se infaceva le fiamme. Cioè, capisci? Stefano, per adesso può solo copiare gli standard. Per adesso sto. Sì, adesso copio gli standard di Fabio. Sì, Sì, mi Fabio. raccomando che alla fine, non te l'ho detto, ma ho eletto un comitato. Esatto, di. Dei Praticamente c'è, lecchinesi. no, ti spiego, c'è una commissione nella Sì. quale per adesso c'è solo Girone e poi mi devo ricordare chi altro. C'era Crow, c'era Sulla Thomas Crow, sì, Liberto. Ti bravo, dico io, gli sì. stronzi. E ok, me ne scegli 5 di questi e Sì. questi sono la commissione del controllo qualità. Quindi Ah. l'assemblaggio una E volta come mai parlo completato deve loro? essere Eh? Perché siamo soddisfatto. in Italia. No, Come perché loro sono parlano loro? molto Molto informati sul informati. nuovo Sì, standard qualitativo sì. dell'assemblaggio Che che bella la politica italiana, eh? Allora, comunque. Comunque dicevamo, se non pioveva nelle qualifiche tiravi giù tre decimi e partivi terzo. Eh sì, c'avevo qui tre decimi, mi Beh, sono meglio perso così, è io. partito settimo, è arrivato settimo. Se partiva terzo, è arrivato settimo. Dopo percepivi Scusa, quel perché? non so che di, no? No, in realtà se partivo terzo non mi scontravo con quello che mi ha fatto Sì, girare e vabbè, arrivavo arrivavi primo. quarto. Arrivavo quarto! Non fa una piega, esattamente. Ah, è vero, c'è pure Aler, sì, pure lui. Guarda, se lo dice Ricky. Aler è consigliere. Se lo dice Ricky che poteva arrivare quarto, io ci credo. Non mi bruciare sta speranza, un sogno. Avete il negozio delle stesse RAM 2x16 che state montando o vanno ordinate? Che RAM sono queste? No, al momento le abbiamo terminate queste. Ci dovranno tornare verso fine settimana prossima. Le abbiamo solo in configurazione 2x8 in questo momento. La settimana abbiamo vendute Sassosseria. tantissime di queste. Ragazzi, avete nemmeno questo letto? Sono come gli altri letti? Ok, queste RAM le avevo. Terremoto a Taiwan, ti si Mo riprende. vedremo quanto ci costa sto stop dei 3 giorni. Se, esatto. Quando si è allagata la fabbrica di Seagate ci è costato caro, eh. Leggi su Stefano che qua non ci capiscono sti giocatori di Forza Horizon. Non ho letto. Aspetta, Blerpune. Sembra non abbiano problemi. Ultimo aggiornamento. YouTube sta vincendo su Twitch, dice Alberto. Che grande Albertone che fa. Vabbè, è Che venerdì. dice Blerpa? Ma ha Dai. corso contro Polimeni, Acampora, Arezzo, Cimarelli, tanto non arrivare settimo, esatto. Che Acampora è andato un po' malino però, gliel'ho detto. Diciamo che sul bagnato ho dato il meglio di. Oh, calcolo, ho fatto il quarto miglior tempo della sessione, mi hanno detto. Quindi vedi, ho girato forte. Poi certo c'era Mario, Ricky, Mirko, gente forte. Però è stato divertente ieri, mi facevano male le braccia. Matteo, prendi le Arctic, le P12. Ce l'abbiamo sia normali che RGB, le trovi sul sito. Col mitico setup che mi ha dato Poi Ricky. dipende sempre che intendi per elevata pressione Allora, statica. questo ce le teniamo per dopo. Queste le possiamo togliere. Vabbè, se lo dici tu che sei mediocre, io me Leo, ne questo mo dite a me. fido. Ti ho preparato il distillatore. Serve che ti tolga la pellicola o te lo ricordi? Guarda, chiedi a Girone. Girone. Girone, in base al nuovo standard, gliela devo togliere o ci fidiamo? Cioè, il nuovo standard prevede che io glielo do già con la già Eccone un spellicolato. altro di quelli. Attenzione, lecchinesi. Thomas Bigos dice: cosa cambia tra ogni 5 e 9? Solo il nome. No, che cazzo dici? Ma perché dai informazioni fuorvianti? Una domanda retorica abbastanza sciocca. Aspetta, vedi che si stanno consultando, non si sono ancora pronunciati. Facciamo il Facciamo l'inganno della trabocchetto? cadrega? Vabbè. Va bene, facciamo l'inganno della cadrega. Vediamo Allora. quanto è mediocre. Allora, Adesso cosa vorresti nella tua fase di assemblaggio perfetta? Il case? vedi un po' che Per quale commento. motivo hai preposizionato quello? Perché stava lì, non mandava a lasciarla zonzo, qual è il bello. Ok, Allora. te lo fornisco già pre-spaziato. Allora, questo case è un evergreen. Evergreen. Questo qui è il Maies.
Pensa che questo è nato come copia più piccola dell'AF, alla fine ha superato l'AF in termini di longevità, incredibile. Impressionante, impressionante però questo case. Questo ti arriva un'altra cosa, con 360 on top lo useresti ancora oggi sul build, sì. Neanche troppo... Allora, stiamo preparando cose brutte per il prossimo futuro, Geco. Sia auto gratis più easy, sia una roba interessante su Monopoly Racing. Io ci sto, quando ti pare me lo dici. Questo non è l'H500M, appunto è l'Hitech Myers 20 Mesh Evo, che davanti è meshato. Questo case ci ha avuto un risultato come lo sta avendo ad oggi il suo successore. No, 78X3D conservalo che a breve... A breve lo rivendi, è come i Bitcoin. Devo... Sì. Sta a prendere grande valore. Grande Gucciardone nazionale. Grande Gucciardone. Ti sei perso tutta una discussione, Gucciardi. Quello mo sta bene modo, ma cazzo ne frega, giustamente. È partita pure la season. Vedi un po'. Allora, questo ci siamo. Andiamo a mettere i piedini. Quando ci andiamo io e te a comprare la moto da Gucciardi. Sì, come no, mazza. Dai, però date un po' di speranza. Madonna. Non essere sempre negativo, no? Vabbè. Cuccia, a fine anno col premio produzione veniamo. Sì. 2R90. La Madonna, e che è? Oh, che abbiamo venduto? I cavalli abbiamo venduto, sanno. Basta cazzare. Guarda, per succedere una cosa del genere, deve succedere tipo la Cina invade Taiwan, ma deve succedere tipo adesso, in questo istante mentre sto parlando. Perché? Perché poi se succede questo, dopo io il mio lavoro sarà vivere qua dentro per cercare hardware che non esisterà. Come sotto la pandemia, questo genererà presumibilmente una e quindi mi posso comprare l'R90? Sì. Ok, perfetto, ha detto, guarda mo, Chin Wan Pong ha dichiarato guerra, bombe, Cuccia, a conto, per fine anno è fatta. Se a fine anno Bitcoin è 100k, io quei pochi verda sì. Te svelo un segreto, Cuccia, quei pochi eccevo io mi sono venuti, secondo me. Quelli salgono e scendono, cioè ce li no, puoi quando avere... stanno sui 70 ti divenne, quando stanno a 35 li compri, a 70 li venni, così ti fa. Sì, ma tanto dipende quanto compri, nel senso che... Lo so, quello che puoi. Ma se compri 100 euro, quando rivendi che sta a 70, si è fatto nella piotta, fatto. Ho capito, ma infatti quel tipo di investimenti, se fai con 20-30 zucchine... Se compri mezzo bitcoin, è raddoppiata la cifra. Perché lo paghi 30 sacchi, 20 sacchi. Civita fa così. No. Ma che fa così? Ma che, perché si è comprato mezzo bitcoin? Civita c'ha l'equivalente di molto più di mezzo bitcoin. Nah. Io ho visto lo wallet di Civita. Bello. Civita butta il sacco le soldi. Perché è questa la verità dei fatti. Allora, quelli sono so cose dove te ce fa male se non... Comunque, che diciamo? Non c'è strategia su quello di Diaz, è troppo volatile come valore. Fai di più al picchetto, o vedi? Allora, o vedi che c'era, o vedi che è una facile. Allora, qua, vai con le viti. Vai con la vite. Questo che poi alla fine... Dipende che picchetto giochi, perché pure là... Ma pure là è rischio, però lì con 3 euro devo fare 3.000. Per bitcoin no, quindi alla fine se ci azzecchi dipende. No, per bitcoin no, però con tante altre shitcoin li puoi fare 3, con 3 euro 3. Sì, ma devi stare talmente infognato che veramente manco mangi, cioè ce li sta proprio talmente o dentro. Se no un'altra tattica potrebbe essere compri 10 euro di tutte le criptovalute che escono e alla fine c'hai 1000 euro no. Di 100 miliardi di shitcoin prima o poi una prenderà. Ma se non piano valore, comunque se piano valore l'altra la buttati, alla fine della fiera è come andare a giocare in macchinette, metti 10 euro dentro ognuna, una paga, te la 100, sì, ma tu tanto ne hai messi in 10 macchinette e hai ripresi gli stessi. Lo so. Cioè, quello è un modo per passare il tempo. Alla fine io guardo come nobby, arricchisci se non te ci arricchisci. Cioè, devi stare al posto giusto al momento giusto. Ma lì è quasi equivale a dire provo a azzeccare i 6 numeri del Sudanalotto, Perché le percentuali sono bassissime. Poi ormai ad oggi penso che il treno è andato. Il problema è che... La verità è che tu dovresti spendere su tutto quello che tu pensi possa prendere valore in futuro. Mattia, se il bitcoin non si vende, non mi trovi d'accordo, cioè questo poteva essere vero all'inizio, però una moneta che io compro oggi a 70.000 euro, no? Ok, anche se mi arriva a 200.000 euro un bitcoin, non ci arriverà mai, calcola? No, vabbè,
Fai conto che tra 15 anni mi ci arriva. Insomma, io ho mobilizzato un sacco di soldi. Penso, cioè, ormai l'oscillazione che c'è può avere. Il Bitcoin c'aveva senso quando valeva 1000, 2000. Sono quelli che hanno fatto i soldi. No, quelli che ho comprato adesso. No, ma c'è stato pure un periodo quando è, guarda, crollato. Io so 2 anni che c'avevo. L'ho comprato, ho aspettato, hanno fatto su giù. Mo che hanno fatto sto picco un po' più alto. Ho detto, senti, 1000 euro a cazzo via. Ho venuto. Perché non vuoi avere il rischio di tenere il capitale immobilizzato. Quando erano crollati tanto tempo fa, che c'era stato il primo tracollo, che sono scesi a meno dei 20.000, 15.000, 13.000. Se lì uno c'aveva 13.000 euro da investire e ti dicevano, guarda che è sicuro che risalgono, tu lo compravi uno intero, ad oggi a 70.000 dove ne hai fatto 50.000 euro plus valenza. Fine. Poi magari ti potevano dire, ma arrivo a 200, tipo di tenesti, cazzi, meglio 50 oggi che... meglio una gallina oggi che no domani, come si dice. Non è vero, non era così proprio. Allora... mo sta a 61, ieri sera ho visto stava a 68 e mezzo. Esatto, Diaz, lo dico sempre pure io. Allora, questo lo mandiamo qua dietro. Dopo che abbiamo forzato. No, messaggio ritirato, niente, non leggo più. È come chi ti diceva, investi su Nvidia. Nvidia mo sta a prendere quota. Ma tanto tempo che arriva a noi comuni mortali che non seguiamo sto coso, che non se compriamo il sole 24 ore. Quando arriva a te, arriva a tutti. Quindi quando compri, alla fine hai comprato già un prezzo troppo elevato. Puoi fare una plusvalenza di 30 euro, sì, ma magari ne hai buttati 100. No, però quelli che c'erano tu culo sono quelli che hai comprato i Dogecoin, per esempio. Sì, sì, ma ho detto, sono tutte cose però che... Però pure là c'è stato un lasso di tempo ben preciso nel quale poteva essere venduto. Tu adesso compri il Dogecoin adesso, tu c'hai la certezza quasi matematica che quello che tu metti rimane costante o diminuisce. E certo, ma sì, ma è un treno che è già passato. È l'unica che la gente prova di questo sarà il nuovo Bitcoin. Non esisterà più il nuovo Bitcoin, raga. Quello che è stato chi ha avuto, avuto, chi ha dato, ha dato. Diceva una canzone, no? Quindi questo si leva. Oh, poi se c'avete un sacco di soldi da buttare, beati voi, giocateci questi soldi, sprecateli, sciupate, che bello. Allora, Questo via. Mentre frontali sono sì da 20. A volte sono da 18. E appunto, Stig. Negli ultimi 5 mesi Bitcoin ha fatto oltre più del 100%. È vero, perché stava sui 30, ora è arrivato sui 70, 65. Per quello ho detto, mio modesto parere, chi l'ha comprato sui 30, 35 era questo il momento di venderlo, perché per me a 100 non ci arriva. E anche se ci arriva, è pure facile che torni a 35, c'è stato tanto tempo. Sì, poi tanto, quindi, lì è una scommessa. Cioè, lì poi c'è sta gente di come... Io ve lo dico, raga, io ci ho investito 500 euro, non è che ci ho investito chissà che, però lì ci ha messo 500, ho tenuto fermi 2 anni, appena sono arrivati a 1000 ho detto fermi di questi medio. Certo. Fossero stati, che ne so, ce ne hai messi 10.000, mo ne vale 20, non ti avrei detto mi più tutti e 20, ti avrei detto fammi più a 10. Certo, 10.000, 10 sono quelli che ho messo all'inizio, 10.000 sono recuperati, così sto a zero. Certo, e certo. Poi questi aspetto, vedo. Sì, quando sì, essere 8, 7, 3, poi diventa 30, che ne sai? Sì, sì, ma quello c'ha senso. Capito? Però sai, la cifra è bassa. Cioè, se tu ci hai messo 100 euro, quando arriva a 200, dopo sì, 2 anni... Sì, e poi spera che arrivi no, a 1000. No, che cazzo aspetta? A 1000 devono fare 1000 per 1000% maggiore, cioè vuol dire che il Bitcoin deve arrivare a costare a vale 1 milione di euro. Deve valere più dell'azione della Nvidia, capisci che non è... Non è fattibile, perché poi è molto oscillatorio. Tu pensa e dici, stava a 70, domani sarà 72, domani sarà 73, ti svegli il giorno dopo, mo vale 65. Vendi, dice cazzo, potevo vendere a 75, ho perso 10.000 euro di possibile guadagno. Quella è la speranza. No, Diaz, mi dispiace, se stanno in mano mia, io l'ho investito in altre cose. Se l'ho messi sui Bitcoin, vuol dire che hanno 500 euro che c'avevo in più. Partiamo da sto presupposto, perché se no non... Cioè, io penso che siamo d'accordo sul fatto che non te puoi mettere a giocare in borsa, che sia a borsa o che sia investimento, se tu quei soldi non ce l'hai in più. Cioè, non è che dici, oh, sul conto da parte c'ho 10.000 euro, mo ci compro 10.000 euro del Bitcoin, sei impazzo. Sei impazzo, perché comunque vuol dire che tu stai affidando la tua vita a un qualcosa che... Perché poi è quello, non essere niente in più. Ok, quindi chiarito che su questo siamo d'accordo, poi si può decidere su che cosa investire. Buonasera Andrea. Mo tu sicuramente sarai molto esperto delle criptovalute. Quello che ho valutato io è se una cosa ha un'oscillazione più o meno certa, e ovviamente non potremmo mai dire certa... Dato che statisticamente il Bitcoin a 70.000 negli ultimi anni ci è arrivato poche volte, adesso che stava a 70, io mi sono ripreso i soldi mia.
qualcosa sopra ce l'ho fatto, è andato bene. Ma sì, ma tanto è un giocare, regà, è un giocare. Per forza di cose è un giocare. Cioè, se tu ci hai buttato 500 euro quando valevano 30.000 e ad oggi a 70 te ne metti in tasca 1.000, cioè quindi hai fatto una plusvalenza di 500 euro, ma tu con quei 500 investiti, per farne 1.000 sopra, quindi 1.500, devi aspettare il bitcoin arrivava a 110.000. Certo, poi se tu mi dici... Arriva? Boom. Ma guarda, ti faccio un esempio. Se io compro 500 euro, ci compro una scheda video in più per negozio, negli anni, mano a mano che la vendi, la ricompri, la vendi, la ricompri, la vendi, la ricompri, pure quello genera un profitto. Però certo, è molto più sicuro quello di comprarci il bitcoin, per certo, esempio. Poi mi rendo conto che chi lavora, vive del stipendio, dice, senti, c'ho questi soldi che mi avanzano, voglio buttare 1.000 euro e compri. Decidi dopo se compri le criptovalute, se compri i bot, se vai in banca e li investi, quello decidi te. Per me sono tutti i modi per cercare di tirar fuori un piccolo profitto in più e con un fattore di rischio più o meno moderato. Quindi di conseguenza, prima che uno arrivi a dire spendo, perché io ti dico, per me il 90% delle persone che investe cerca di sbancare il lunario. Non lo fa perché dice sono soldi in più. Quello intelligente che lo fa mira alla piccola plusvalenza, cioè mira a comprare l'azione dell'Intel a 20 dollari, quando sta a 25 la vende e ne compra un'altra. Sì, sì. Anche quello è uno stile. Però quello è noi che non ci capiamo un cazzo, no, è la Primor Wallet ogni tot. Te dico, io compro l'azienda che vale 2 dollari oggi, sperando che, perché è più da 2 può andare a 0, ma può andare pure a 10 dollari. Esatto. Tu capisci che se da 2 ne passa a 10, io ci ho messo 500 euro, non è che sono diventato ricco, però mi sono fatto uno stipendio in più quel mese. Però tu 500 euro su un'azienda che vale 2 dollari in ci butti, perché se va a 0 ne persi 500, capito? Esatto, però se vuoi fare soldi nel breve termine è quello. E lo so, però il fattore rischio è talmente elevato che chi se prova a buttare una cosa del genere generalmente dice lo faccio, perché vuol dire che non è che sto proprio a grattarmi i maroni, cioè i soldi mi servono, non è c'è sputo sopra, quindi uno tende poi a non farlo per dire sì, ok, potrei farne di più, ma potrei pure perderli. Mi servono? No, non è il memoro di fame, però se mi rubano il portafoglio me lo darebbe il culo. Quindi è un giocarci. E quindi dico, la maggior parte delle persone dovrebbe guardarsi bene dal farlo. Però no, sono d'accordo che non è sul breve, Diaz. Però cioè, se tu guardi l'andamento del Bitcoin negli ultimi anni, la tendenza è stare da una cifra da A alla cifra A, cioè circa 70.000. La tocca, se ti dice bene, una volta ogni anno e mezzo. Dato che io ce l'ho da 2 anni, aspettavo sto momento, mo che ci è arrivata. È vero che tu dici, ma pure aspettare, magari diventano 120 tra un mese. Ho capito, però io intanto ci ho fatto il doppio di quello che ci ho messo. Per me va bene così, cioè a un certo punto non devi essere cargarozzone. Se no, alla fine decidi da chi doge coin. Cioè, a un certo punto ti devi dare un. Te li dà un limite. No, ho detto, anche perché poi non si parla di che tu ce n'hai uno intero. Se tu ce l'avessi avuto uno intero, il discorso è diverso. Perché lì la fluttuazione è grossa. Ma nel discorso è tu c'hai una piccola quantità, lo 0,001%, e a te smuove che lui ha raddoppiato il suo valore e te quindi da 500 investiti te passano a 1.000. Per triplicarlo, non raddoppiarlo, devi aspettare che in quel caso da 35 diventano 100, 120, quelli che so. E quanto è il fattore rischio che ci possa arrivare piuttosto che quello che discende? Ma il problema, lo sai qual è grosso di sto genere di cose? È che tu i soldi li immobilizzi. Lo so. Quindi lo puoi fare solo se... Sì, ma sono investimenti ad alto tasso di rischio. No, l'alto tasso di rischio ce l'hai su determinate aziende. Io ti parlo, se tu fai azioni normali e compri le azioni che cazzo sono di dell'ENI. No, io ti sto parlando col Bitcoin. Sì, no, quelli è altissimo. Altissimo certo. Rischio. Ma pure in borsa c'è soltanto. Se io compro azioni dell'Apple, so che se metto 1.000 euro, so che a fine anno o ce n'ho 1.100 o ce n'ho 900. Sì, sì, quello è basso. Ma quello infatti è basso guadagno, basso rischio. Ma è quello rischio che fanno quelli coi soldi. Se io ho da mettere 30.000 euro, a fine anno quanti so? 34, grazie. 4 mi ripio, 30 ti lascio. Certo, certo. Questo è. Però ci diavi in più. Certo, quelli ma in più, in più, in più, bravo, hai detto bene, in più, in più. 4-5 più ce devono essere, È per questo che ti ho detto che erano 500 euro in mese, se erano di più erano 5.000, grazie a caso, sono tutti capaci così. Allora, andiamo a mettere il dissipatore. Quello è come chi dice, io apro l'app della SNAI, tutte le domeniche mi faccio la giocata matta, con 5 euro provo a sbancare, con 5-6 mila euro di giocata. Bravo, io so il tipo che spende 3 euro e va a fare...
però mi rendo conto che quelli che invece sanno giocare, sanno fare il cosiddetto picchetto, sono quelli che mettono 30 euro per farne 60. Quelli che giocano tutte le partite a 1,10. Sì, sì. Quelli sono quelli che secondo me ci sanno fa. Quelli che non sanno fa, provano a giocare. Provo, dico, senti, questo è quasi impossibile che succeda. Ma è un pomeriggio a tutti. A noi c'è riuscita una volta tanti anni fa. Abbiamo preso due giocate con 3 euro, ne avevamo presi 1,300. Ma la giocata fatta mentre stavamo abbassando la serata a caso, eh? Cioè, quindi sono quelle le cose che uno spera. I colpi di culo che ti fanno fare una risata e dici in segreto, non ti cambia la vita, però ti fanno, ti aiutano. Quelli tipo bruciati i soldi, tipo mangiare. Quelli che fanno l'investimento, ma che investimento è? Tu investi sul Bitcoin. Bitcoin si spera che sa. Dove stanno i video di questo disco? Laggiù. Ho letto una notizia di un tipo che ha da parte 2000 bitcoin minati nel 2010 ha deciso ora di convertirli. Li ha tenuti fermi nel 14. Ha fatto bene, quello ha fatto i miliardi. I miliardi veri. Sì, e poi noi adesso stiamo a parlare facile, ma chi all'epoca ce l'aveva? Quando tu l'hai preso a un euro e te lo scordi là 4-5 anni, quando vedi che comincia a valere 5.000 euro e tu hai speso un euro, ma tu da mo che te lo sei venuto? Ma tu te lo sei venuto quando valeva 100? Certo. Ha pagato un euro. Appena vedi 100 euro dici fammi sbrigare. Ma vedi tu un po'... non sapevi quello che sarebbe successo. Ma no, ma no, ma nessuno di noi, regalato oggi può sapere. Perché sennò tu dovresti comprare tutto di tutto. Cioè dovresti andare in giro, fai... Mi compro sto paio di scarpe perché le scarpe o quelle particolari stanno acquistando un valore. Quindi dovresti comprare. Come Luca che se compra i Lego in scarta. Sì, vabbè, state la speranza. Quella è una forma di investimento. Sì, però è una forma di investimento minima. Però tu devi sperare che lui, se sti Lego fra 10 anni gli dicono questo tu l'ha pagato 40 e vale 500, lui se lo vende. Se no tu tieni tutta la vita, non lo venderai mai. Che ne sa se magari da lì a 20 diventa 5.000? È duro a staccarsi dal... Sì, alla fine lui compra quella cosa di investimento, ma alla fine si compra per lui, si tiene. Però ti dico, che ne sai, è come il discorso di Bitcoin che hai fatto tu, no? Se io mi compro, che ne so, l'Apollo. Mo c'ho l'Apollo, c'ho la macchina, ok? Apollo non più valore, te lo dico. Vabbè, fai un esempio. C'ho, che te posso dire? C'ho questo taglierino, pagato 3 euro. Se sto taglierino a un certo punto su Amazon schizza le stelle e vale 800 euro, io me lo vendo subito. Che ne posso sapere se da lì a avanti 3 anni sto coso vale 800.000 euro? Me mangerò i gomiti. Sì, ma là non devi manca andare a guardare perché ti senti, io a me me ne nastra bene. Lì vedi sempre mezzo pieno, certo. No? Il Porsche vale quasi... Manto tu non te lo venderai mai perché tu aspetterai che arriva 800, quando arriverà 800 aspetterai 900, aspetterai 1000, poi quando praticamente stai che la diali si è attaccata e dici oddio, questo ecco lì. Troppo. E non l'ha mai cambiato, ma te lo dico io e sei così, non te lo vendi, non te lo venderai mai, è così. E i Magic pure hanno preso valore, ma come hanno preso alcune carte dei... i Pokémon, pare che c'è sta la carta di Pokémon. Dai. Dai, porra, questo... Non c'ho una lira, ste. Io non c'ho una lira perché? Perché? Io non c'ho un cazzo, parea. Io non c'ho una lira. Allora, questo qua. La pellicola la togliamo. Questo lo metto per girone. Mattia, se non è questione di essere informati o no. Io diciamo, ho investito delle piccole somme nelle criptovalute e nelle azioni cosiddette normali. Ti dico che c'è una grossa differenza tra queste due cose. Devi conoscere questi due mondi. Con le criptovalute è oggettivo dire che il rischio è molto più alto, quindi se vuoi fare buoni guadagni in breve termine, anzi Bitcoin è una di quelle più stabili, cioè potremmo dire che il Bitcoin è simile a un'azione normale, quelle che variano tanto sono tante altre criptovalute minori che hanno un'oscillazione molto maggiore di quella che è il Bitcoin. Bitcoin più o meno c'è la certezza quasi che c'ha quel valore, o comunque può arrivare a valere la metà di quello che vale oggi, può valere un terzo, ma difficilmente tornerà a zero. È un po' come un'azione normale, capito? Allora ce li avevo, Ciro, su Binance. Vado a fingeronare. Andiamo a fingere. Potete spammare il fingerone. Dai, su belli, su. Forza e coraggio, guarda che bello finger. L'Ethereum è il futuro, negli ultimi 10 anni l'hanno sempre detto che è il futuro. Ma il futuro dipende quanto futuro, perché se si parla del 2100 sono morto nel frattempo, eh. Va a fingeronare. Eccolo qua.
Eccolo qua. Certo, Binance può scomparire da un giorno all'altro, ma pure un'azione quotata in borsa può chiudere, che vuol dire? Io ti dico, I rischi raga, sono minimi comunque. il mio qui non esistono gli intelligenti, gli stupidi. Io dico stop al fingerone. Io ti dico Stop, la mia stop. esperienza avvicinandomi a queste cose da una persona normale che lavora e prende uno stipendio normale, le esigenze sono talmente altre e si parlava appunto che deve essere un più, un più, un più, un più. Ci ho provato, mi ci sono avvicinato, ho provato a fare pure dei micro piccoli investimenti cercando di trovare quella che potesse prendere quotazione come moneta per riprenderla, paghi in centesimo, quando arriva a 70 centesimi, te la vendi, hai tirato fuori 300-400 euro. Ho capito che non è una cosa, uno, che me la stai appresso e che devi aprirlo tutti i giorni, ovunque Ma stai, io una volta al giorno non basta. devi stare tutto il tempo col cellulare in mano. Cioè, che roba cadura cazzo, dice, ma hai rotto lì coglioni a stare appresso al cellulare, perché poi diventano delle fisse, ok? È un hobby che diventa, è come chi fa il forex, compro, cioè, ce ne vendo tutto il tempo così. Cioè, sarebbe carino, sarebbe. Ho Vabbè, capito che. esistono degli automatismi che Sì, tu puoi no. impostare, però. Però ho capito, insomma, che non me la staccia appresso, non me la documentarmi. E il rischio è alto. I soldi che prendo, penso di fare il broker. Parecchi. Come tutti quelli che i guru che ti provano a vendere la fuffa, ti faccio fare forex, trading, fa tutte cazzate. Che alla fine, se ci stai 10 incastri, un mese magari fai pure 50 euro plus valenza, e mica arricchisse. Vabbè, Non è una. perché è tutto legato alle cifre, perché le cifre sono piccole. No, vabbè, ma l'investimento che compri cose, comunque ti servono i soldi per farlo, Diaz. Per fare un investimento servono i soldi, né? Posso investire 30 euro. Quindi automaticamente ho capito che non fa per me, perché tanto ho capito che con investimenti minimi non te ce puoi arricchire. Non puoi fare niente. No, a meno che non compri proprio delle shitcoin, ma te le vedi bene. Te ne vedi bene, ma se te dice male, hai buttato una volta 50, una volta 100, una volta 200, alla fine della fiera, quando ti riesumi, fra 10 anni dirai: io nell'epoca dei monete, delle criptomonete, ci ho buttato 300 euro. L'hai mai ripresi? No. Sono rimasti là. Non so manco quanto varranno, quelle cose un po' così. Diciamo che non. Sudarsi oggi è peggio che pittore, se lasci diventi povero. Che dissi è? Questo è l'Evolic da 2,40 dell'Hydek. Di sicuro riesci dopo me. No, infatti io la lascio stare proprio. Poi non è che uno fa i conti in tasca alla gente, però ti dico che comunque sia, solo i soldi fanno i soldi. Ma ci dia ve. Cioè, io ti dico che già di base una persona che fa un dipendente e c'ha una busta paga non può pensare, se a meno che non viva ancora a casa con mamma e papà, non può pensare di fare investimenti. Raga, ni puoi fa. Senti a me. Io esperienza di vita mia, non c'ho vizi, non c'ho stravizi, non c'ho un cavolo, eppure ti dico che la vita di oggi, per quanto costa cara, se prendi uno stipendio normale, che vuoi fa? Vuoi buttare 50 euro sulle criptomonete? Me lo ricordo, non ti preoccupare. Lui se lo ricorda, lui. No, non è investimenti, ho capito che fanno per me, raga. Lascio spazio, guarda, a quelli che verranno dopo di me, a quelli che so più scaltri, o quelli che so, quelli che so. Vabbè, come ci sono le nuove ere dei piloti di Formula 1, ci sono le nuove ere dei Ma motociclisti, le sì, no, nuove ere dei. ma no, è che non voglio che passasse il messaggio del dire una frase scritto, se sei quelli che penso lascia stare, è come dire, se c'hai una visione molto ottusa, è meglio che manco c'entri in questo mondo d'élite riservato a persone che hanno la mente imprenditoriale. Non è questo, capito? È un discorso Pronto, economico. si fissa? Se non c'hai soldi non li puoi investire. Pronto. Io ho capito che non ce l'ho. Quindi ho detto, vabbè, che investiamo a Sì, fare? è che ne ho fatti diversi. Che cosa investiamo a fare? Ah, vabbè, no, se volevi di altro, va bene. Io l'ho detto, non. Io l'ho detto, la mia esperienza è stata questa. Una piccola esperienza che non può essere duratura, perché tanto è una cosa che ti ci puoi appassionare per un periodo, ma a meno che non lo fai diventare un tuo lavoro principale, o a meno che non t'appoggi in banca o qualche broker con qualcuno, insomma. Ma se lo vuoi fare in autonomia con delle semplici app, ok? Delle cose che invece stai appresso. Cioè, io c'ho Gigi che viene qua, uno che viene qua, un amico nostro storico, viene qua. Oggi ho perso 5.000 euro, le quotazioni in borsa sono cadute. Il giorno dopo ritorna e fa: oh, l'ho ripreso. Non so soldi tua. Non so, soldi tu hai investito una cifra, quelli oscillano, a me non ha controllato tutti i giorni, è una cosa che mi rompe altamente il cazzo, sinceramente. Non mi interessa, raga, poi vabbè, io non seguo il denaro, a me non mi rompe il cazzo, quindi sostanzialmente neanche ci provo. Ho sperato come tutti per avere una cosa migliore, poi ho capito che è una cosa che tanto non si può fare, a mie spese, ho detto, vabbè, dai, non è una cosa fattibile, lascia perdere.
una lotteria, non accumulo i soldi negli anni, investimento. Sì, ma secondo me stai in ritardo per investire su Bitcoin. Questo io è quello che dico io. Che tu ad oggi, a meno che non c'hai 50.000 euro da buttare, e ci devi avere da buttare, e dubito che comunque sia qualcuno in questa chat abbia 50.000 euro fermi sul conto da poter buttare, dicendo tante ne ho altrettanti 50 fermi che si perdono, ci continuo a dormire la notte con tutte e due, invece di andare a pensare a buttarsi al ponte la riccia. Quindi dubito fortemente che ci sia qualcuno qua. E... dov'è? Mi manca il cavo. Ah no. Quindi dico, a meno che quello, ad oggi investire su una cosa, ti dovrei dire, sei già in ritardo. Sei troppo in ritardo per poterlo fare. Questo è. Io ho 50... Vai, vanno bene 50 centesimi. Te mandiamo l'IBAN, te li investiamo noi. Facciamo i super guru. Mi mandi 50 centesimi, ti faccio, te li trasformo. In 30. In 30 centesimi sempre, eh. Certo. Se metti via 100 euro al mese in euro, che negli anni perderanno solo valore, li metterei via in Bitcoin. Dico, ah, tu... Vabbè, no, sì, questo è giusto. Ma Bitcoin è un'altra cosa, eh. Sì, vabbè, li puoi pure mettere su un conto che ti dà degli interessi che praticamente tendono poi a coprire il costo del denaro, e lo fai con un enorme dindarolo, cioè quello che tu te ritrovi è quello che tu te sei messo da parte, non la plusvalenza che ci fai. Sono rimasti dei buoni propositi, purtroppo quello è rimasto per adesso. Girone, vedi, però ma guarda, pure se te se svaluta, se tu te metti da parte 100 euro al mese, non è che a fine mese non c'hai 1.200, cioè non è che c'hai 800 euro, che ne so, l'anno dopo possono valere 1.870, hai perso 30 euro, sì, ma tu alla fine te sei messo da parte 1.870, ok? Se investi, devi sperare che l'investimento sia sicuro, cioè io quindi cercherei un investimento non ad alto tasso di rischio. Una cosa che dico, mi copre almeno la svalutazione del denaro? Sì, perfetto, faccio questo. Perché tanto quelli che mi sto mettendo da parte sono quelli che io ci sto mettendo, sono quelli che io mi ritroverò, non quelli che mi farà guadagnare l'azione che mi so comprato. È un investimento che faccio io, ma perché io sono molto spaventato dal fattore rischio, perché non ho soldi da investire. Ecco perché ragiono così. Se ci avessi soldi da buttare, ti direi buttali là. Certo, pure io ti farei lo stesso ragionamento tuo. E direi buttali là, ma se li perdi, vabbè, sti cazzi, raga, se vieni una volta sola. Cioè, e se li prendo, dopo ragioni con una mentalità ottimista. E diresti, oh, se va bene, va bene. Però ecco una cosa. Se va male non deve succedere niente. Se va male, però non mi devo morire di fame, non mi devo andare a prendere finanziamenti per coprire delle cose. Cioè. Tu il capo magnet è nettamente inferiore. Dai, su, anche la pulizia del tavolo durante il montaggio. Non ci sono, mi sa che dovete rivedere le live, è vero! Lo so, purtroppo non è... Allora sai che c'è una carenza di base tecnica, quindi tu puoi spiegarlo, però non è che se tu prendi una scimmia e fai fare comunque un assemblaggio, cioè puoi riuscire, però non otterrai mai lo stesso livello, no? Non ci manca proprio de base. È il mordente. Sì, non c'è proprio... Dovresti fare lavoro pregresso, dovresti fare un corso di manualità e predisposizione al lavoro. Manco poi, più su Groupon. Però ormai è passata pure l'età per fare queste cose, quindi non... Non te lo puoi permettere. No, quindi semplicemente te lo tieni così, mediocre e basta. È andata così. Assemblaggio o regali, non lo fai pagare. È così. Chiedi anche scusa quando lo consegni. Direi, cioè, ci scusiamo per... Io lo farei. Io oggi investo annualmente sull'azienda in cui lavoro, ma solo perché acquisto 4 azioni e me ne regono 8. Quindi se dovesse perdere 5 euro resterei in pari. E questa è già una cosa. Per me buttare significa cambiare auto con la Formentor. Compratela sta cazzo di Formentor, dai. Poi magari s'addannava a mettere da parte 50 euro al mese, poi ogni 3 anni cambiamo macchina, hai perso tutta la plusvalenza che potevi fare con le azioni, perché sui soldi che stai a buttare sei solo te. Cioè, quindi, voglio dire, alla fine pensare di cambiare dipende, in realtà, secondo me, più che investire, devi saper risparmiare. Eh no, Rombo, cioè, scooter e moto ci stanno, ci sono sempre stare, dipende molto anche dall'orario, eh. La mattina ne vedi molti di più. Dove? Scooter e moto in generale. Solo da assemblare Fabio si fa pagare l'assemblaggio. E mi pare sì. Non puoi, l'assemblaggio mio non può essere gratuito. Grande padre Bio. Buonasera, X-Power. Oggi è venerdì. Ah, è proprio tutta una parola per padre Bio. Questa ci casca bene, questa. Bellissima.
Non so se era voluta, ma ci sta bene. Io capisco che tu stai cercando a impegnarti, però tanto impegnato, fine, ho chiudilo, finito. Ma chiudilo così com'è, basta. Ho finito. Ma ormai non è recuperabile questa situazione. Qua c'è. Ma che chiudi? Sembra una piovra. Ma stai buono. Ma tu, ma mi fate vedere la foto che ha fatto lui su Oshobu e manco si chiudeva? No, così per dire. Prossimo Oshobu che faccio, porco giù, ti faccio piangere. Allora, andiamo a mettere la scheda video. Andiamo a mettere la scheda video. No, ancora no, Leonardo, dico la verità. Andiamo a mettere la scheda video, la 3060. Da 12 GB. 12 giga questa. È mediocre il giro, mi dispiace. Chiederemo... Non lo so il giro, però alla fine ha fatto quello che uno ci si aspettava da lui. Cioè, chiederemo scusa, faremo anche un rimborso parziale al cliente. Purtroppo. Perché c'era un budget prestabilito, max, molto preciso. Purtroppo qua bisogna stare. Bisogna stare così, bisogna stare attenti. È andata così. Ho dato pure una fascetta. No, manco, allora, manco ci vede più, guarda! La vecchiaia. Ah, cioè. Questi sono gli investimenti mancati. Potevi investire in un. Mo' investo nei negozi dei PC della concorrenza. I fai chiudere tutti. I compro e li faccio chiudere. Nvidia Docet. Va bene? Eccolo qua. Sì, lo so, hanno detto un tanti questi padre questa cosa. Che cosa? Che vogliono la mia GIF dei miei con i capelli che mi giro con occhio simulato. Ah sì, sì, quella la mia... Dovrei tagliarla. Info, c'è un aggiornamento driver. Che vuol dire, Gru? Dillo X-Power, dillo. So io che sto troppo puro per assemblare componenti così poco potenti. Cioè mi ci impegno pure poco, però. Sì, è giusto, cioè, non riesci a fare, non riesci a fare di meglio? Non puoi darmi di meglio? Questo è quello che passa al convento? Questo è quello che la gente può spendere. Capiti? O che vuoi da me? Allora, tiè. Veramente. Tiè, potevo lavorare con una mano sola. Eccolo qua. L'allero. L'allero 3070 Ti Strix montata su 0590 11.9K. Se un domani cambiassi mobile CPU, otterrei qualcosa in più tenendo la stessa GPU. Allora 11.7K dipende che cosa ci metti, perché non puoi andare tantissimo avanti secondo me, con l'11.7K. Sì, no, ce vai, però già se metti una 4080 per me stai al limite, anzi forse stai pure oltre il limite. Quindi purtroppo è la classica build che è vecchiotta ma non vecchissima, quindi non puoi, cioè cambiare un pezzo se ne porta dietro altri per fare il lavoro sempre fatto bene. Poi c'è gente che lo fa e se ne frega, però visto che hai chiesto il consiglio. Allora, l'abbiamo acceso, sarà andato a video, Friccichello ha dato il suo responso o no? Non ha dato nessun responso. Ha male questa cosa però, eh? Non è stato neanche acceso, se lo vuoi dire. Male questa cosa però, eh? Allora, a video c'è andato. Ah, a video c'è andato, e allora cambiato. Vedi, cambia tutto adesso qua. Sta cazzata di batteria mi scordo sempre di comprarle. Sì, è tutto bello sistemato, perché sennò Gironi poi dopo che strilla e dice però Sì, intendevo cambiare mob e CPU. Allora ok, no certo. Allora otterrai un vantaggio
molto importante facendo così su tutto ciò che è montaggio video, su tutto ciò che sono giochi tendenti a sfruttare di più la CPU, ma anche su quelli che la sfruttano meno in realtà. E poi noteresti differenze, che ne so, in caso di streaming o in caso di esportazione dei filmati, conversione dei filmati, queste cose qua. Poi dipende pure che monitor c'è e che risoluzione giochi. Se giochi in Full HD è una cosa che noti di più. Più giochi a risoluzione alta, meno noti la CPU. Anche se, ti ripeto, su alcuni giochi che sfruttano tanto la CPU ti può far cambiare anche 30-40 fps la CPU. Con budget davvero. Con budget illimitato, che macchina vi fareste? Dipende, che poi se sto budget me lo lasci pure per mantenere la macchina. Sai che c'è, la risposta sarebbe diversa se posso comprarne solo una oppure no. Perché te direi in Ferrari, però poi col Ferrari se ce lo fa, e che poi dopo sto scomodo, c'è. Capito? Quindi me ne posso comprare solo una o posso... Io me comprerei... Perché se tu mi dai 200.000 euro e mi dici li puoi spendere solo in macchine, ti direi ok, me ne farei due, tre anche. Cioè una per la città, una, certo, per viaggiare, io, normale, e una per divertirmi. Sì, esatto. Io mi comprerei solo una, come dice il gattone che ricalca, diciamo, la domanda di Padre Bio. Ti dico... io mi comprerei il Ford o comunque un pick-up proprio americano, o il Raptor, cioè qualcosa che comunque sia di essere tipo il Ram, cioè una cosa bella, bella ignorante, che ci posso fare di tutto, dal viaggio comodo perché c'è sedili in pelle, bella rialzata, il cambio automatico, un bel motore, dietro c'ha un bel vano di carico, ci posso caricare dalla legna a un tagliaerba, una cosa del genere, ci posso fare tutto tondo, una cosa che dici, oh, questa ho pagata 110, 130, 150 mila euro, ma è una signora macchina, a livello sia di comfort che sia di abitabilità. Io mi farei questa. Grande la loggia, grande Dante, dice, domani la prossima abito mi affiderei a voi, e noi siamo sempre qua, per quando ti serve lo sai. Ok, BIOS fatto. Già fatto. XMP preso, non se la Windows. No, Nissa GTR no, perché è una macchina da corsa. Io ormai non voglio una macchina bassa, scomoda, perché poi voi non vivete a Roma. Se voi venite a Roma, ogni buca è una bestemmia. Anche se ieri Gerardo mi ha detto, no, se qui quelle buche sarebbe messi molto meglio di noi. Vabbè, ma perché lui sta in un paesino e lì non ce vanno per niente. Roma, regà, cioè io ti dico, quando ha piovuto tre giorni, con lo scooter, mentre torni a casa, voglio accantare mia bella Madonnina. Cioè, se un veneto si trasferisce a Roma, al contrario di come ha fatto Dante, immaginate la bestemmia veneta tradotta sulle buche romane. Cioè, sostanzialmente sentiresti tipo altro che ASMR. No, spacchi la macchina. Io la Polo, cioè, il cerchio da 17, la spalla. No, Loggia, non ti far tediare dai discorsi di Diaz, Dominio, Piero Sette e tutti gli altri. Questi sono dei fanboy AMD, lasciali stare. Continua con te. Odio i pick up, meglio le sportive. Sì, ma la sportiva è scomoda. Cioè, quella, se tu mi dici fatti una macchina per divertirti e fatti una macchina comoda per farci tutto il resto, me ne... Poi certo, se vai a spesa il pick up te lo fai 7.000 di cilindrata, E il Subaru costa troppo, Simo. Subaru Forester, il prossimo anno esce quella nuova e quindi l'attuale è molto scontata. Ottimo telaio, spazio e motore, 40k. Ragazzi, ormai la macchina costa così. Lo so, però 40.000 euro, casa al mare, cioè. Non ti credere che a Bologna sia tanto meglio. A Siracusa poi ci vogliono le Land Rover. No, appunto, ma ad oggi ci vuole. Allora, arrivato. Ma ha preso l'uscita video, riprova un po' a riavviare. Ad oggi, raga, non è per un discorso d'età o di vecchiaia. È che avendoci avuto sempre una macchina, la mia macchina forse è un po' troppo alta per te. Ah, è la 500. 500X, naturalmente, ma non è alta, oh. Cioè, io sono alto 1,74, mica sono alto 1,50. Lasciamo stare il discorso strade, qui da me ogni anno lavori perché passa il Giro d'Italia, bello sì, ma che due... Ho capito, almeno c'è le strade lisce, almeno quello. Poi nel giro di Rollerblade. Ford Mustang è basso, regà, è basso, poi sono tre porte, cioè voi se... Raga, che macchina c'hai tu? Stai calcolando, è sulla macchina mia, ho i cerchi da 16 e i pneumatici con la spalla bassa da 45 e ogni minimo avvallamento so dolori. Io ti dico che c'ho il cerchio da 17 e la spalla da 4. Nei primi 4 anni di vita della macchina ho cambiato almeno 6 volte le gomme.
E poi prima mettevo le Dunlop Sport Max, 180 euro a copertone. 180 euro a buca. A buca. Ogni buca usciva una bolla, dicevo, porca troia, scendevo, c'era la bolla, andavo, quello fa, e queste li cambia tutte e due, perché se cambiano in coppia, comico, tutte e due li cambia. Ok, 360 euro, col montaggio sono 4 piotte, cioè io praticamente ogni buca erano 400 euro, dopo tre volte che ho fatto, l'ultima volta ho cambiato le gomme, praticamente c'avevo tre bolle su una gomma, poi adesso monto le Falcon, 100 euro montata a gomma. Si vede che è sceso, guarda, ce ne stanno altre più basse. No, va bene, dai. Falcon la monta pure il Porsche del campionato che fa, che c'è lo sponsor. Vabbè, quelli montano le Falcon rivestite buone. Io monto quelle scrause, però. Lancer Evo X presa usata da soli 10.000 euro. Vai, Guter, indovina quale sub. Che tipo è Solar Destroyer? Secondo te, che macchina? E l'ha detto. Comunque guarda il video, è sicuramente illustrativo. Sì, ha detto scritto, no, problemi di temperature mai avuti. Io devo sentire accoppiata mi invidia. Bravo, bravo la loggia, così te vogliamo. Quale SUV mi piace? A me il SUV attualmente mi stanno piacendo quelli della Renault. Se avessi la possibilità mi comprerei l'Australe. O la Scenic, però la Scenic è full electric. L'Australia lo fanno anche 40 sacchi, diciamo. Lo so, però quella mi piace. No, il DR non mi piace. Con l'Australia l'ho lavorato, ci ho montato un antifurto. E comunque, secondo me, interni, cose di finitura, anche un po' come stile, secondo me, rispetto ai pari che sono usciti, sta un po' indietro. Ciao Adrian. A vederla dal vivo, che dal vivo ti fa un altro effetto. Sì, vabbè, uno l'ho vista, dovrei andare a vedere a qualche showroom, però mi piace molto questa. La DR non me la comprerei, cioè la DR mi dà l'impressione di una cinesata clamorosa. Fatta in Cina, sì, ma proprio cinese, ma dal logo, pensa, te dico solo questa, il LED dei fari. Io c'ho un amico che ci collaboro che lavora alla Ford, fa il meccanico alla Ford a Beriburtina, e loro sono Ford e DR. Mi ha raccontato che dice certe volte le consegnano, dice escono dal cancello, arrivano al semaforo, se c'è una spia, la gente torna indietro, macchine appena consegnate, mamma mia. Il Compass mi piace molto, Galec, infatti era la macchina che avevo puntato, che mi sarei voluto comprare, però poi mi si è invecchiata sotto mano, perché non la posso comprare, sono passati gli anni, quindi aspetterò il modello nuovo. Il Ford Edge però il Ford Edge è molto bello, però pure quello secondo me Giacomellina si è invecchiato, a vederlo già mi sembra vecchio. È appena uscito, era figo, appena uscito, poi vabbè, appena uscito il tempo che lo idealizzi, lo vedi, lo fai tuo, poi vedi che ne escono altre e dici cazzo, però esatto, questo appare vecchio, no? Io adesso quando guardo appunto Renault mi sembrano avveniristiche, futuristiche. Io mi trovo bene con MD, che continua su Twitch, c'è proprio giustamente, mi trovo bene con MD nonostante una decina d'anni fa fosse inferiore a Intel per 0,2 secondi, che ma vivo bene lo stesso, non ne valeva pane 200 di differenza valori portatili. Ma certo, raga, vai a gusti e ti trovi bene con una cosa. La squadra che vince non si cambia, si dice. I box delle assicurazioni sono affidabili. Che vuol dire box delle assicurazioni? Tu intendi il cosiddetto antifurto dell'assicurazione? Non è un antifurto quello. Sì, la smart perché, vabbè, parte de base... discorso, no, smart, Mercedes e cavoli vari, sì, ok, però è diventata una macchina, un brand proprio tutto suo, cioè nel senso comunque te fa una macchina che è elettrica e te costa 40k. Io non so, guarda, non capisco come hanno fatto a togliere la Fortuna e come fa la gente a comprare la Forfore, che per me è qualcosa eppure quella vende, io non, magari quello che ha all'occhio mia è, non lo so, ma la limousine tagliata, sì, non è proprio brutta, è una scatola, sembra una macchina disegnata da un bambino. Pezzetto di cofano davanti, sale, ce ne sono tante. Pezzetto ce ne sono tante. Io lo so, se lo guarda. Grande Solar, ci vediamo alla prossima. Dite quello che volete, ma la Maserati è sempre la meglio. Mi dispiace, mi permetto di dissentire. Da quando è Fiat, non è meglio manco per niente. È rimasto il marchio, come da tante altre cose. È rimasto il marchio, tu percepisci il marchio, ma non sai quello che c'è dietro. Ma te dico, vabbè, io su quelle... Se te dicessi che Maserati macchina da 100.000 euro lo compri, dopo due anni e mezzo te salsa il cruscotto, non ti riconoscono la garanzia, questo ti fa capire la mano della Fiat fino a che punto può arrivare sulla qualità costruttiva della vettura. Oggi comunque di preciso non saprei,
Non saprei quale auto comprare, però comprerei sicuramente un SUV un po' rialzato, perché a Roma le buche mi hanno veramente devastato, e la voglio 5 porte anche per un discorso di familiare, per i viaggi, per possono comunque sì, posso caricare diverse cose dietro, che la macchina la uso per caricarci un po' di roba, e se dobbiamo viaggiare voglio viaggiare comodo, una macchina silenziosa, bella alta, che te fa... Insomma, non mi serve quella sportiva che fa 250 km orari. Guardo più alla macchina la comodità ad oggi che la sportività. Però vabbè, ti dico, perché io ho 15 anni, la stessa auto ci ho avuto per 15 anni. Model Y, che dovrebbe essere la Tesla, quella alta, vero? Mi piace più quella che quella, la Model 3. Quella mi piace. Ecco. No, ci mette tanto a prendermi il video. Sarà la scheda d'acquisizione, direi. No, vabbè. No, vabbè, lui ti dice silenziosa, magari paragonata. No, ma definiture, dice. Cioè, nel senso, se tu monti sulla macchina mia, se prendi una buca, senti la buca proprio sulla sì, colonna. No, è quello lui che giustamente non aveva capito il senso del discorso. Quello che invece ti sta di lui è, se per assurdo, se tu prendi in Porsche Cayenne, sì, certo, e prendi una Golf in marcia, il Cayenne tu su farai. Sì, fa più rumore. No, ma io ti dico, non il rumore dell'aria. Solo dell'aria, di quanto è larga la gomma. Ma io ti dico, proprio tu senti le finiture, le guarnizioni, che quando è chiusa sembra che sei chiusa ermeticamente. Prendi una buca e non la senti. Se tu monti sulla macchina e prendi una buca, sembra che stai a fare il safari in Africa. Bam, e il vetro che fa. Raga, cioè la macchina mia tra i cuscinetti, tra quello, tra gommini vari, tra fischi quando abbassi il finestrino, tra una fresca e un'altra, cioè la macchina mia quando... E poi tra tutti i buchi che senti addosso alla schiena, ti dico che qualsiasi macchina nuova, pure una Ego X nuova, va meglio della mia. Quindi ti parlo silenziosa per quello. Intendevo quello. Ciao, ma il conosci dalla voce? Sì, per quei computer che dicevo, allora, sì. Poi la Mazda 3 in particolare, è vero, la Mazda è molto molto bella e non costa tanto. Poi qualitativamente, secondo me ad oggi la qualità generale di tutte le macchine è una Polo, è un'utilitaria. Prendi una Clio nuova e poi ne parliamo. La Clio nuova è più silenziosa della mia, ma lo stesso segmento di auto, la Clio con la Polo ha lo stesso segmento. Cioè le misure da fuori mi sembrano uguali. Io ho avuto la Clio, vabbè, ho avuto il secondo modello o il terzo modello. Questi sono troppo vecchi. No, 15 anni non so pochi, c'è 100, la macchina c'ha pochi chilometri per gli anni che c'ha, ma comunque gli anni sono passati, la macchina è del 2010, adesso aprile ha fatto 14 anni precisi. Quindi 14 anni su una macchina che poi io non c'ho garage, esposta al sole. Ma no, ma non so solo le sospensioni, è tutto. Sospensioni, boccole, cuscinetti, guarnizioni dei sportelli, guarnizioni dei finestrini, tutto, pure le molle dei sedili, senti che comunque cominciano a scricchiolare. Cioè, la macchina non c'ha 15 anni, per rifarla che va come una appena fatta. Non chi è che mi chiama? E volete rispondere allo spam? Però mi piace questa suoneria. Vai, sentiamo. Sì? Ah, ma è attaccato, eh? Blocca numero. Con la Polo mi sono trovato molto bene. Molto, molto bene. Io ti dico, qualsiasi auto nuova, se ci monto sopra, può essere pure veramente la Smart, fa meno rumore della mia. Quindi ad oggi il mio dire una macchina nuova silenziosa è inteso come essendo nuova non scricchiola come quella lì. Poi è normale che se prendi una macchina... Sì, ma la Golf è dell'altro segmento. La Golf c'ha lo sportello più pesante. La Golf quando sbatti lo sportello per chiuderlo c'ha un suono più pieno. Apollo no, eh. A Polo suona a vuoto lo sportello, raga. Non suona come sportello della Clio o però suona a vuoto. A momenti ti piove in macchina. Ci stiamo quasi, Xiaomi che auto può produrre? Xiaomi ha fatto quell'auto carina. Vabbè, ma quello sarà una cosa futuristica. Se costa poco invaderà il mercato. È una macchina che ricorda vagamente qualcosa visto tra un Aston Martin, un Porsche e una Tesla.
hanno fatto la macchina S ricarica, una cosa del genere, però vabbè, secondo me quelle saranno le macchine un po' cinesate che poi prenderanno il sopravvento sul mercato, come i vari cellulari tipo Xiaomi, Oppo, tutti i telefoni che comunque sia buono o buono non riescono ad arrivare al paragone con categorie superiori. Io la macchina la dovrò cambiare perché la mia è tre porte. La nuova Jeep, la conosco. La Avenger non mi piace, troppo bassa, piccola. La Jeep qualitativamente è calata tantissimo come brand, perché comunque gruppo Stellantis, gruppo Fiat è diventata, cioè io ho visto Renegade, quello base è veramente niente di che, lo prenderei uguale, non è che sto dite no, perché con i budget che abbiamo a disposizione quelli poi ambire, non è che, però l'Avenger non mi piace, troppo anonima come macchina. È che l'Avenger è piccola, è come la Polo 2 più alta. Ma che ho scritto? Che ho fatto? Ho sbagliato qualcosa qua. Ce la facciamo andare avanti così oppure no? No, qua c'è. Vai. Secondo me, ok, so, vabbè, con tutte le guerre, al primo novembre 25 non possono più circolare a Roma con la mia. Che due, mi rode, spende i soldi, la macchina, ma non arriva ancora bene. Questo è vero. Oh, com'è che mo fa così? Pure a me me l'ha fatto, infatti. Oh, fai la cosa per bypassare sta cosa, Sa rompere le palle. Dipende che ti carica sul SUV, perché se tu in realtà senti di piegare in avanti con un peso è più comodo caricarlo su una cosa più alta. Salire e scendere dalla macchina su un SUV è più comodo. Ah, la Mini GP. Ah, beh. Beh, ieri per chi segue i Garage ho messo una foto di un Range Rover Vogue. Tra l'altro ci devo montare antifurto oggi e ti dico, è talmente grossa, io che so alto, quella quando tu la apri esce la pedana sotto per farti salire, Cioè, a scomparsa esce fuori e tu sali da là, perché sennò non è tosta. Non gliela fai con una. Io me la comprerei in macchinone così, cioè non quella lì mi piace. L'ha pagata 130.000 euro usata. Mamma mia. No, vabbè, così no, dai, così mi ci compro casa. No, ho detto, ma mi comprerei tipo veramente l'F-150 Raptor del Ford, che costa tipo 50-60 mila euro. No, Laghi, ti dico che i cinesi fanno cagare. Io che lavoro con le auto, ti posso dire che le coreane per certe cose sono anche peggio e i giapponesi sono altamente sopravvalutate. Ma proprio de tanto, La batteria a un certo punto. Cioè, roba di. Sarà un popolare, ma Nissan, Toyota, quella roba là, se la cominci a lavorare, smonta un pochetto, a guidarle per lavoro, ti dico che è una di quelle cose che non rimaresti sconcertato. E di va per forza così. Ma da quando? Di faccia arriva per forza, dai, rifallo. Oh, opzione di accesso? No, devi iscrivere. Ma scusa, ho messo bypass, eccetera, eccetera. Ti dovrebbe dire la. A me è sempre questa, metto. Sì, quella sì. Poi metti la password e mi dice. Errore, avanti. L'ho messo troppe volte, per poter stare bloccato, riprova più tardi, avanti. Oh, a modo va a fa. Avanti. Metti la password. No. Vabbè. Andiamo avanti, dai. No, l'abbiamo già fatto. Costa 80, però 80.000 per la macchina. Quando mai prima padre Bio ci ha dato un budget di 300.000, sono stato pure abbastanza light col prezzo, aggiudicata quanto si trovano adesso le macchine in giro. A me la cosa che contesto ai Ford di fascia alta è che comunque interni, qualità delle plastiche, infotainment. Se tu prendi una K, la Fiesta, e prendi Raptor o anche macchine più costose, hanno stesso infotainment, stessa plancia, stesso tutto. Dici, che cazzo le sto a pagare io? Vabbè, sono proprio identi, No, lì tu paghi in discorso sospensioni, motore, sì, solo quello, perché la plancia dentro è identica. Però io ti dico, io ormai ho fatto passare talmente tanti anni dall'ultimo cambio auto. Sì, che vabbè, tu qualsiasi cosa, ad oggi, pure se compri una taglia su cuore. Sì, esatto, qualsiasi macchina io ti dico, wow, spettacolare, c'è un sacco di roba. La mia macchina, regà, non ha i controlli al volante, io non posso gestire il volume da controlli al volante. Non c'ha l'infotainment, non c'ha il bluetooth, non c'ha il navigatore, non c'ha niente da poter connettere al telefono quando io entro in auto. No, cioè, rendete conto che non c'ho tutta sta roba?
Quindi automaticamente per me oggi, se tu mi dai veramente la macchina più scrausa sul mercato, ma come fai a vivere? No, io campo molto bene, io non c'ho il senso di parcheggio, io non c'ho la mazza. A me l'unica cosa che mi devi dare su una macchina è il cambio automatico, perché una volta che ce l'ho, io non il cambio manuale, non ci torno più indietro, perché mi fa venire il nervo sciatico. Non ho capito, fa infiammare il nervo sciatico. Ne ha fatto? Ventini ha 20 anni, Richieri ha 30. Va bene ragazzi, sono le 4, noi su Windows ci siamo arrivati, adesso come al solito il formichiere gigante scaricheremo MSI Center, unico software che tra l'altro vi consigliamo di installare. No, io non voglio nessun tipo di elettronica, però no, dicevo io, quando tu mi dici su un Ford, su una cosa costa X, io ti dico, per me qualsiasi macchina mi dai mi sembrerà superiore alla mia, perché io ho una macchina che ha 15 anni a livello di tecnologia, comodità interne dell'auto, che ne so, gestione del cuscino lombare elettrico, cioè queste cose qua, sedili che si scalano, tutte cose che a me non servono, a me non, sono pure contrario a questo genere di cose, quindi non uso niente di tutta sta roba. Però ecco, ad oggi quando andrò a vedere una macchina non è che dico, ah, ma questa però c'ha, tipo che ne so, vado a vedere la come si chiama quella lì? L'Atlante lì, come si chiama? Atlante, non mi ricordo neanche il nome. Vabbè, quelle la Renault, e ne che faccio Australe, ne che dico, sarebbe Austral. Sì, Austral, la elettrica, sì. Però dico, vabbè, l'Austral, vado a vedere quella, non è che dico, questa c'ha lo stesso infotainment cockpit della Renault Clio che costa 20.000 euro di meno. Io non lo dico, io dico, wow, per me è fantastica perché è nuova rispetto alla mia, io la... Allora, Massimo, è presto detto, MSI Center lo installi, poi è un software che all'interno ti consente di scaricare le altre utility di MSI, che personalmente vi sconsiglio di scaricarle tutte, ad eccezione di Mystic Light se volete controllare i LED. Poi per tutto il resto è un software che vi consente di tenere aggiornato il BIOS della scheda madre e i driver. Consigliamo di aprirlo periodicamente e basta. Praticamente questo è quello che io consiglio di fare. Tutto il resto, chi ha stato le altre utili, difficilmente poi sono utili, appunto. Nonostante siano utili, spesso no, fanno solo casino. Sì, no, le altre utility noi sconsigliamo, non le utilizziamo neanche personalmente, cioè limitatevi a utilizzarlo per aggiornare i driver e al massimo per gestire i LED col Mystic Light. Il resto potete utilizzarlo anche per tenere monitorata la temperatura o comunque il carico di lavoro sul processore, vi dice a quanto sta lavorando, a che frequenza sta lavorando. Su questo sono d'accordo con te, G-Lynx, che dici tutta fuffa, dopo 3 anni sei in officina, le macchine sono inferiori a quelle del 2000, però c'è da dire una cosa, pure i frigoriferi di oggi sono inferiori a quelli di una volta, che ci mettevi il gas. Ad oggi siamo nell'era del consumismo, però da una parte poi sei costretto a sostituirla la macchina, perché quando poi sei costretto ad andare dal meccanico più e più volte, a un certo punto... No, vabbè, tante volte fanno delle cazzate, poi qui bisognerebbe aprire... A livello, per esempio, prestazionale, quello che dico sempre, un sacco dei clienti che mi portano a mappare la macchina oggi, cioè nell'ultimo periodo, vengono tutti dalla 3 2000 TDI, il Golf TDI, tutte dall'era del diesel, no? Chi c'aveva la macchina nel 2010-2015 è diesel. Si vendono bene, cioè loro dicono, ma io ho comprato una macchina che è benzina, è 1200, c'ha 140 cavalli come quella di prima, perché questa cammina a metà? Si chiama downsizing, no? Però tu da fuori te fai, ammazza, sì, c'ha le lucette, c'è, però alla fine se vengono a lamentare dice che non cammina. Poi magari se ne fanno una ragione, perché gente poi è cresciuta di età, però dice, cazzo, io ho comprato una coppa che era 30 sacchi, cammina meno del cesso che c'avevo prima. No, quello è vero. Capito? Lo so, cambia, cioè, sono delle cose che tu dai per scontato. In realtà, no, è come se vai a comprare i 5 oggi e dici, ma il mio i7 di 10 anni fa è più veloce, com'è possibile? Sì, Jacopo, le ventole migliori, succedere. Vabbè, non è che ti possiamo dire una classifica assoluta delle ventole, noi possiamo consigliare le Arctic RGB da 12 come misura, prezzo, estetica, secondo noi sono ottime. Ho fatto questo esempio perché è quello, diciamo, più... No, ma io però sono d'accordo. Quello che dicevo è che a un certo punto, quando la macchina comincia a presentare troppi problemi, anche se la macchina è del 2000, c'ha 10, 15, 20 anni,
e a un certo punto le corsaire no, perché le corsaire hanno un attacco proprietario, anche se lo commuti in un attacco standard, secondo me le paghi troppo per quello che valgono. Le Arctic costano 13 euro, le corsaire, ho visto delle corsaire recenti che fanno 43 euro, fai te. E cammina, ma prova a prendere, se c'hai quella, prova a prendere, che te posso dire, ma ha lo stesso motore Ford, è il 1000 EcoBoost di cui si era detto qualcosa prima. Come fai a dire che cammina in chiodo? Non la mappa via 10 cavalli, per me è inutilizzabile una macchina con quel motore, però lo standard è quello. Ma no, vabbè, pure qui stai sempre in coda, però dipende pure quando ti muovi, cioè se torni a casa a mezzanotte la coda non c'è. Cioè io troppe volte con la Polo ho raggiunto la limitazione elettronica che è 180 di tachimetro, perché facevo dall'Eura alla Rustica per sbrigarmi a tornare a casa alle 5 di mattina. Mi dissocio, in pista. Nürburgring stavo. Euring, sì sì. No, per dire, cioè nel senso... cioè, no, non era 18 anni, ce n'avevo 28, però sì, sono passati un po' di anni. Ad oggi se lo faccio la macchina ti accendono più spie quella che l'albero di Natale. No, però sì, effettivamente stai sempre in mezzo al traffico, no? Però vabbè, il discorso che facevo io è che poi lo stesso di Fabio è quello che comunque dopo un po' sei costretto a cambiare quando la macchina comincia a presentare troppi difetti. Tipo la mia macchina si sta a scollare completamente il cielo. C'è il cielo completamente scollato. Scrocchia la marcia, tu metti e tante volte non si innesta. Se rimango fermo al semaforo mi si accendono le spie perché la valvola non chiude bene. E il finestrino di sinistra balla e boccole lì con i cuscinetti. Balla, ci hai messo mano te. Sì, no, perché vanno smontato per farmelo in casa e vabbè. Le boccole sono da cambiare perché così ogni tanto metto moto, ma però tutto si rispinge. Cioè, c'hai dei lavori da fare. Perde il coperchio, l'olio del coperchio delle punterie. C'hai dei lavori da fare che se cominciano a metterci mano dal meccanico. A un certo punto dici, vabbè, raga, tanti. Poi si sommano, quando cominciano ad essere tanti, si sommano. È un po' come quando col PC da una semplice pulizia e cambio pasta termica, poi cominciano artefatti grafici, processore Walter throttling. No, poi c'è da dire pure una cosa: è anche un po' fisiologico il fatto che io mi sono fatto sta macchina e c'ho 26 anni, mo ce n'ho 39 quest'anno, c'ho pure un po' voglia di cambiare macchina. Poi a maggior ragione, non è che all'epoca, purtroppo io all'epoca c'avevo l'Audi A3 Sportback, se non me lasciava a Pieri Duorte probabilmente c'avevo ancora quella, ti dicevo, è del 2006, c'ha 200.000 km e va una spada, perché era già 5 porte, sedili in pelle, Alcantara, bellissimo. Ad oggi però sto con una Polo 3 porte, sportiva, col cerchio da 17, bassissima, 1205 cavalli, che comunque fa 8, fa 8, sì, fa praticamente 8, quant'è? 8 litri 100 km, cioè praticamente consuma un boato e c'ha un sacco di problemi. C'è sta pure che comincio a progettare una macchina più familiare, cioè io vado a caricare la legna 2,5 quintali nel cofano della mia Polo, io arrivo a casa con la Polo che sta in verticale, sta così, ma frega un cazzo la macchina, io ho quella, uso quella. Però c'è sta pure che arrivi a dire, mi devo affacciare. Poi certo, sono d'accordo con voi che dite, le macchine di oggi fanno cagare e sono straprezzate per quelle confrontate a quelle di 20 anni fa. Lo so, però ad oggi c'è questo sul mercato, quindi prenderemo qualcosa del genere. Vedi la roba, alcuni marchi senza far nome, se tu apri il cofano, facci caso se te la vedi una, dico solo questa, poi chiudiamo, le verniciano. Io dico, prima almeno c'erano l'accortezza che sotto lo star motore, un po' despruzzate, sì, però sì. Insomma, mo adesso tu apri il cofano, da dove finisce la curva della macchina, non è verniciata. Ah, proprio risparmio. Cioè, proprio dico, cazzo, almeno il pezzo che vedo poi verniciato. La Polo 6R, cioè. Sì, ma risparmio ormai, ho lì alla fine. Ma anche brand che tu gli hai rinomati, dai, certo. Sì, sì. Allora, comunque, regà, a parte tutto, vabbè, abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto, il PC l'abbiamo montato, buona come cosa. Siamo arrivati, esce la pandina magari, bella, 4x4. Comunque, Mo' c'avevo la pandina, si chiama pandina, al posto della panda. Io voglio la campagnola, la Fiat campagnola. Abbiamo la stessa macchina, vedi? Perfetto. Peccato, sicuramente la tua sarà 5 porte, eh? La mediocrità anche oggi è stata fatta. Sì, perché voi vedete questo lato, se lo giri... Che? Niente, lascia fare. Non hai rispettato lo nuovo standard qualitativo del negozio. Ma se giro, sto buono, dai. Va bene, noi ci vediamo ragazzuoli. A proposito, stasera sarò live. Strano ma vero, devo recuperare i tempi su Rally, devo fare i tempi su VRC. Quindi per chi è interessato a Rally vi aspetto su Twitch. Poi per i prossimi appuntamenti ci vediamo martedì in laboratorio. Martedì che c'è, sta qualche festa, qualche cosa? No, martedì in laboratorio. Allora perfetto, martedì ci vediamo in laboratorio, sempre qui, speriamo con un altro bel PC da assolutamente. Va bene, ragazzi, buon proseguio, ci vediamo per chi c'è stasera e ci vediamo martedì per chi non ci sarà stasera. Ciao a tutti, ciao. Fate preventivi sul sito. Bravo. Preventivi. Ciao. Sbagliato.
Ciao.